Non abbiamo il microfono, per cui, ma è stato fatto apposta perché avevamo voglia proprio di condividere con voi tutti i momenti senza un artificio che poteva essere la voce microfonata. Buonasera a tutti e sono felicissima di vedere tanta gente, non solo tante donne, ma tanta gente che ha voluto partecipare a questa manifestazione organizzata dal coordinamento Donne CISL e che ha raccolto intorno tutte le categorie. Siamo qui intanto per salutarci, intanto per conoscerci e intanto perché abbiamo tantissimi argomenti da affrontare. Chiaramente sono argomenti tutti che ci riguardano, quello in particolare di questa giornata l'abbiamo racchiuso nel lavoro femminile, che verrà svolto dalle coordinatrici, quindi con i loro interventi, da tutti i punti di vista. Chiaramente ognuno di voi che poi ha qualche vuole dare un apporto a questa giornata, noi attendiamo sempre comunque attraverso Nausicaa Sbarra, che fa un lavoro già enorme, che io a cui io darei proprio un grande benvenuto. Perché riesce a tenere tutte queste donne insieme. E le donne, quando sono insieme e fanno rete, sono una forza. Chiaramente devono fare e devono essere una forza. Chiaramente anche c'è il supporto del segretario regionale che ci sta sempre promuove sempre queste manifestazioni, perché all'interno del sindacato la figura femminile è da traino. Io vorrei intanto dire che questa sera è una serata speciale, perché abbiamo qui riunito anche tutti i segretari e che sono da sprone a questi affinché noi potessimo essere una forza per il lavoro. Io direi di iniziare subito perché abbiamo 19 interventi, la relazione di Nausicaa Sbarra per prima e le conclusioni di Tonino Russo per chiaramente io vorrei dare delle direttive a queste relazioni che non devono durare più di 5 minuti. Avevamo dati. Io intanto vorrei salutare un attimo chi è venuto. Allora, saluto Antonio Latella, presidente dell'Ordine dei Sociologi, con cui le donne e il coordinamento donne sta facendo un protocollo di intesa. Ah, già fatto, perfetto. Poi il segretario generale del SIULP, Giuseppe Lupia, sempre per un importante protocollo di intesa con il coordinamento. E così Ferdinando Spagnolo, segretario organizzativo del SIULP di Reggio Calabria. Abbiamo Maria Giovanna Ursida, vorrei individuarla, che è il presidente della Croce Rossa di Gioia Tauro, a cui diamo il benvenuto. Salutiamo tutte le coordinatrici di categoria dei territori, così come i responsabili degli sportelli Sostegno Rosa. Poi abbiamo i segretari Francesco Mingrone, e Rosi Perrone. Non a caso l'ho voluta lasciare in ultimo perché potevo essere di parte, visto che è una donna, ecco, e ho voluto fare. Poi abbiamo i segretari di categoria regionali, i presidenti degli enti e delle associazioni CISL. Poi
C'è una cosa, vorremmo ringraziare Mimmo Foti, che è un dirigente sindacale. Che quest'anno ha voluto fare una cosa molto carina per queste donne del coordinamento, e invece di regalare la mimosa, ha voluto regalare, donare queste spille che trovo che sono di un grazioso e che comunque appartengono a noi tutte. Poi invece abbiamo il presidente di Attivamente Coinvolte, che è un centro antiviolenza, Stefania Pigliuzzi. Ah, Stefania, che non vedo. Ah, ecco, Stefania. Volevo dire che lì sulla scrivania abbiamo messo, ho portato da Cosenza, e mi introduco proprio perché è un argomento che mi appartiene, abbiamo fatto a Cosenza una manifestazione, però che proviene da Matera, capitale della cultura, e abbiamo coniato uno slogan che invece di rimanere in città e quindi su manifesti che vengono strappati, li abbiamo mandati per le strade, quindi macinano chilometri di strada. È partito a Matera con sui tir, a Cosenza sui pullman. Abbiamo scelto il pullman non a caso, perché sono convinta che la violenza contro le donne è un fatto culturale, e che quindi bisogna educare i nostri ragazzi alla diversità di genere. Quindi li abbiamo mandati sui pullman, perché la mattina i ragazzi prendono l'autobus per andare a scuola, per cui hanno davanti sempre quello slogan, che non è risolutivo, che però comunque aiuta loro a riflettere. Quindi poi quando andate via, lì ci sono i magneti che ho portato io, e questo progetto andrà sia a Roma che a Torino con i due sindaci. Io continuo i saluti, penso che abbiamo terminato qui. Volevo solo ricordare una cosa, che Attivamente Coinvolte, che è questo centro antiviolenza, c'ha degli sportelli, no, dei centri, ecco. A Catanzaro, Chiaravelle Centrale, Tropea, Varghelia e Pizzo Calabro. Detto questo, io do inizio alle relazioni, che sono importanti ma nello stesso tempo sono tanti. Attenetevi per cortesia ai tempi, anche perché poi vi prendo il foglio. Comincia Nausicaa Sbarra. Grazie. Non siamo dotati di microfoni, quindi purtroppo la verità vera. Apposta, l'abbiamo fatta apposta. Buonasera a tutti. Per me è una grande gioia adesso stasera vedere questa sala così piena. Tonino mi ha detto, quando abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa, mi ha detto Tonino, dice, no sì, mi raccomando, fai vivere l'organizzazione alle donne. Questo è stato fatto, Tonino. Le ragazze erano tutte così prese. Ringraziare di cuore anche i segretari generali, sia dei territori che delle categorie, perché le hanno aiutate molto, le hanno incoraggiate, è stato un bellissimo lavoro di squadra. Io sono soddisfatta, sono sempre orgogliosa, io lo dico, per me è un orgoglio rappresentare le donne delle CISL, e grazie ancora. Carissime amiche, carissimi amici, inizio con una frase. I have a dream. E il mio sogno è quello che un giorno, non molto lontano, la donna possa raggiungere quella parità di genere che insegue da secoli. E davanti a me ho ancora un altro sogno, un sindacato vigile che acquisisca la conoscenza delle problematiche femminili e la conseguente capacità di affrontarle e risolverle. Tutti gli esseri umani sognano, grandi che hanno scritto pagine indelebili di storia, come semplici cittadini. E se c'è l'impegno, la passione, la costanza,
Anche i sogni possono diventare conquiste sociali, traguardi che sembrano irraggiungibili. Care amiche, dobbiamo essere artefici di un nuovo protagonismo in continuità con il nostro passato, caratterizzato da lotte di donne coraggiose, eroine che la storia ci ripropone come esempio da imitare, perché dal nostro impegno di oggi dipenderà il futuro del mondo femminile di domani. Né retorica né utopia la mia. Sappiamo bene che in passato la donna, condizionata da certi retaggi fascisti e del vecchio stato confessionale, veniva considerata appartenente all'esercito di riserva per dedicarsi completamente alla famiglia, dunque alla condizione riproduttiva, ai figli, ai componenti anziani di questo primo nucleo di società. Le conquiste del passato, come lo stato sociale, oggi continuano a navigare nel mare dell'incertezza e il diritto alla completa parità di genere sembra ancora lontano. Ma non dobbiamo smettere di lottare, perché nel nostro orizzonte leggiamo l'importanza del valore donna. Un forte stimolo ad affrontare la marcata differenza di genere sul posto di lavoro, oggi presente in quasi tutti i segmenti della vita di un paese che continua a rivelarsi a forte tradizione maschilista. Oltre l'orizzonte di ognuna di noi esiste un mondo femminile costretto a fare i conti con le ingiustizie, le guerre, le persecuzioni, la violenza singola o di gruppo, la privazione della libertà personale, la violenza di mani assassine di mariti, fidanzati e familiari. Alle emozioni e allo sdegno del momento spesso non segue un incisivo e duraturo impegno fatto di forti gesti di protagonismo, come se il male fatto alle donne debba rimanere un semplice episodio di cronaca di cui l'essere umano, fortemente influenzato da mass media, è destinato a diventare sempre più bulimico. Nella società liquida anche i fatti eclatanti si dimenticano facilmente, come il gesto di quella mamma. Io ne ho parlato anche nel comunicato nella giornata dell'8 marzo, di quella mamma che di fronte al naufragio del barcone di immigrati sul quale si trovava in compagnia del figlioletto, vide quest'ultimo inabissarsi e per la disperazione si convinse che la sua vita non avesse più senso e preferì morire in quel tratto di Mare Nostrum, considerato ormai un cimitero di migranti. E poi il dramma vissuto dalle altre donne, altre immigrate, che rimangono in ostaggio per decisione dei governi sui natanti che le hanno salvate mentre erano alla deriva. Mi chiedo e vi chiedo, si può essere così inumani, egoisti, in nome di una ideologia neonazionalista di cui noi italiani in passato siamo stati vittime e carnefici? Ed a proposito di indignazione, come dimenticare facilmente la proposta di un ministro dell'attuale governo che auspicava la riapertura delle casse di tolleranza? Nell'era dell'eterno presente abbiamo dimenticato che la legge Merlin fu un'importante conquista non solo del mondo femminile, ma dell'Italia tutta, uscita distrutta dalla dittatura fascista, la cui ideologia contribuì al rafforzamento della società maschilista e schiavista. Quella legge degli anni 50 dello scorso secolo sancì la sconfitta di una cultura arcaica, l'abolizione della schiavitù tollerata con la complicità di uno Stato autoritario. Il nostro è un no, fermo e deciso, alle nostalgie del passato, e siamo sempre più decisi a sfidare le organizzazioni che gestiscono la tratta delle schiave del sesso. E ai neonazionalisti populisti e sovranisti italiani ricordiamo con forza che la prostituzione non potrà mai assurgere al rango di lavoro. La crisi economica del 2008, non ancora finita, l'aumento della disoccupazione, la crescita delle disuguaglianze stanno interessando e impoverendo in particolare le donne, sia in termini generali sia in rapporto con gli uomini. Lo conferma l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel quale viene evidenziato che i salari continuano a registrare una bassa crescita, al di sotto della precrisi del 2008, a conferma dell'inaccettabile differenza retributiva di genere, il 20% in meno rispetto agli uomini. Le negatività di questo trattamento producono effetti sia nell'immediato che sulla futura condizione pensionistica e sul divario salariale. La nostra segretaria generale Anna Maria Furlan ha sottolineato che le donne continuano a essere l'anello debole del mondo del lavoro,
E ritenendo che ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile, ho auspicato che il sindacato internazionale dovrà fare di più, affrontando in tutti i consessi il tema del divario salariale, rivendicare una maggiore conciliazione tra lavoro delle donne e cura della famiglia. In Italia c'è una grande disparità di genere, un gender gap che supera il 40% e riguarda tra l'altro i redditi annui, i salari e gli stipendi, le carriere e la politica. Sulla parità di genere e politica, faccio un esempio, le donne calabresi si battono da tempo per ottenere la metà dei posti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Su questo fronte maggioranza e opposizione sono impegnate a tessere la classica tela di Penelope. Sull'equilibrio tra vita familiare e vita professionale, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio europeo nel gennaio di quest'anno hanno raggiunto un accordo preliminare sulla direttiva Work-Life Balance. Io tra qualche giorno, è una direttiva importante, tra qualche giorno conto di mandarvi sia la direttiva europea sia la nota integrativa dove viene spiegata bene. Da più parti sono state sollevate delle critiche, ma l'accordo rappresenta la presa di coscienza dei legislatori riguardo il cambiamento avvenuto negli ultimi 10 anni. In tal senso vengono riconosciuti gli stessi benefici al secondo genitore equivalente, la necessità di attuare misure diverse, universali per tutte le famiglie e in modo specifico per i nuclei in situazione di vulnerabilità. Si auspica dunque un rafforzamento del modello sociale più corrispondente alle nuove esigenze della famiglia europea, dove le donne e gli uomini sono chiamati a condividere in modo paritario le responsabilità di cura per i bambini e altri familiari bisognosi di assistenza. Se le previsioni indicano che nella fine di aprile l'approvazione della direttiva Work-Life Balance, quindi bilanciamento tra vita lavorativa e vita familiare, la conciliazione, non è altrettanto facile prevedere l'applicazione da parte dei 27 paesi UE, Italia compresa, dove il populismo di governo è pari all'euroscetticismo che caratterizza altri paesi del vecchio continente. Timori a parte, la direttiva in questione attribuisce grande importanza alla contrattazione decentrata, in particolare a quella di prossimità, riconoscendo alle stesse la funzione per garantire condizioni di pari opportunità tra lavoratori dei due sessi. Come donne del sindacato ci stiamo muovendo con i risultati incoraggianti per consolidare le buone pratiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un buon equilibrio tra queste due variabili non solo aiuterebbe la donna a superare il disagio che la costringe ad abbandonare il posto di lavoro e pertanto ad aumentare la possibilità di carriera, ma al tempo stesso di agevolare la condivisione con gli uomini dei carichi familiari fino ad oggi sbilanciati sulle donne. Per raggiungere questi obiettivi siamo consapevoli della presenza di un sindacato in grado di dare vita ai nuovi paradigmi culturali di condivisione, di collaborazione tra lavoratori di entrambi i sessi, presenti all'interno dello stesso nucleo familiare. Un sindacato vigile che nella nostra regione ha già programmato un monitoraggio di tutte le categorie per disegnare una mappa dei bisogni della donna e della famiglia e creare presupposti per il rafforzamento della leadership femminile. Questo auspicato protagonismo, una sorta di rivoluzione pacifica, in particolare deve riguardare territori complessi e in ritardo di sviluppo come la Calabria, regione dove esiste un sottilissimo confine tra parità formale e parità sostanziale. Il tutto agevolato da vecchi pregiudizi che ostacolano gran parte dei tentativi che il mondo dell'associazionismo e della società civile producono per realizzare la parità di genere, ancora oggi sbilanciata a favore degli ambienti maschili. In territori alle prese con la povertà infrastrutturale e socio-economica non mancano segmenti di popolazione che rimangono ingabbiati nell'odio sociale, amplificati dai new media, che difficilmente resistono alle lusinghe della criminalità organizzata. In contesti come questi è indispensabile la presenza di uno Stato innovatore che dovrà farsi carico dei rischi di investimento iniziale per modernare il territorio e restringere il gap con la parte più moderna del Paese. Gli effetti di un finanziamento statale nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'ingegneria sociale
produrrebbe benefici anche sulla condizione della donna. Donne che al pari di altri cittadini sono destinate alle discariche sociali, magari dopo essere rimaste stritolate nell'ingranaggio della precarietà e del caporalato. Il Mezzogiorno e la Calabria continuano a pagare per questo fenomeno, rispetto al quale lo Stato dovrebbe essere più incisivo e diversamente presente. In Italia, invece, continua a prevalere il convincimento ideologico del ridimensionamento della presenza pubblica nelle attività economiche e sociali, perché si ritiene che l'intervento statale rappresenti sempre un fatto negativo per il benessere collettivo. I governi dilapidano risorse e ogni tentativo di ridistribuire la ricchezza da vita a forme di perseguimento di interessi. Ci ha raggiunto, lo salutiamo, il nostro segretario generale della FAI nazionale, Nofio Rosa, e qui c'è un piacere avere qui il segretario generale nazionale, è sempre un piacere e un onore per noi. Grazie. E questo, dicevo, uno dei corollari del sistema liberista, che soffoca le istanze di solidarietà e nega qualsiasi responsabilità collettiva, in sintonia con la frase celebre di Margaret Thatcher: non esiste la società. Recentemente Marianna Mazzuccato, nello Stato innovatore, ha dimostrato invece che lo Stato imprenditore è una condizione di prosperità futura. E se la società più sviluppata del nostro paese è presente un'imprenditoria attiva, disposta a investire nell'innovazione oltre che nella produzione, nel Mezzogiorno e in Calabria aumentano disoccupazione, nuove povertà ed emarginazione. In questa regione, anch'essa vittima della società degli egoismi, chi non ha soldi muore, in barba ai diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana. Non si tratta di una frase fatta, ma di una difficile realtà. Vedere tante madri di famiglia monoreddito, costrette oggi ad acquistare medicinali a credito, è un duro atto d'accusa verso il sistema che continua a indebolire lo Stato sociale. Nelle farmacie periferiche, soprattutto, persone anziane si presentano al farmacista con la libretta, che nell'immediato dopoguerra per gli italiani era l'unico modo per l'acquisto di generi di prima necessità. Qui, inoltre, la mancanza di infrastrutture familiari, in particolare gli asili nido, impedisce alla donna di conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia, al punto da costringerla a rinunciare alla carriera e spesso al posto di lavoro. Non meno grave è la situazione sanitaria, per l'aumento o l'introduzione dei ticket e le lunghe liste di attesa. La cronica carenza infrastrutturale che obbliga molte donne di famiglie monoreddito e di disoccupati a non curarsi anche di fronte all'insorgenza di gravi patologie. Care amiche, gentili amici, credo sia importante citare qualche dato sul divario di genere, una delle tante ingiustizie sociali che al tempo stesso rappresenta la palla al piede per lo sviluppo del territorio. Secondo il Global Gender Gap Index, l'Italia figura all'82esimo posto su 144 paesi presi in esame, con un arretramento di 32 posizioni rispetto al precedente rapporto. Le difficoltà generali dell'Italia si riverberano negativamente sul Mezzogiorno e la Calabria, che non può continuare a vivere di speranze, di visite toccate in fuga, di esponenti del governo che alimentano le illusioni e che poi si trasformano in depressione, sfiducia, che contribuisce ad aumentare le distanze tra Stato e cittadino. Se la condizione della donna migliora, migliorerà tutta la società, aumenteranno i diritti collettivi e allora molti problemi del postmoderno e postindustriale si avvieranno alla soluzione, con il mondo che diventerà più equo, solidale e soprattutto più umano. Ecco perché noi donne dobbiamo diventare artefici di un nuovo protagonismo e, come ho detto, di una rivoluzione pacifica, perché sono queste le armi più efficaci per raggiungere una vera e dura parità di genere. Certo, la condizione, soprattutto per la regione in forte ritardo di sviluppo, è drammatica, ma non possiamo perdere l'ottimismo di un nostro impegno, perché, come sostiene il politologo americano Noam Chomsky, possiamo essere pessimisti, darci per vinti e quindi lasciare che accada il peggio, oppure possiamo essere ottimisti, cogliere le opportunità che certamente esistono e in questo modo cercare di fare il mondo un posto migliore. Non c'è altra scelta. Il nostro impegno, concludo,
aumenterà, il nostro ottimismo aumenterà pure, non verranno meno sicuramente le condizioni. E allora sulla condizione della donna nella società e nel mercato del lavoro auspichiamo nuove conquiste, isolando i retaggi del passato. Ritengo sia importante mettere in campo con la massima attenzione le nostre migliori energie e lanciare proposte nuove e alternative per affrontare una questione che non riguarda solo le donne, ma che attiene alla crescita complessiva della società. Per questo oggi chiedo ad ognuna di voi di contribuire con un rinnovato entusiasmo a questa enorme sfida che interessa la nostra regione. Qui ci sono le ragioni vere che ci hanno portato ad organizzare questo primo incontro, che non è altro che una tappa di un percorso più complesso per formulare una proposta organica e complessiva, per valorizzare il ruolo della donna nella società calabrese, a partire dal riconoscimento nel mondo del lavoro. Grazie. Ringraziamo Nausica Sbarra per questa disamina che ci porterà comunque a poter trarne le conclusioni nel prosieguo del coordinamento donne. Grazie. Dovevamo partire già col primo intervento, però mi ha richiesto la neo entrata nella FAI nel coordinamento donne, e a qui intanto facciamo un applauso perché è entrata da una settimana, che è Fiorella Genova. È un fuori onda, però che credo vi piacerà e condividete sicuramente. Da il no alla violenza sulle donne viaggia con noi. Donna, tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione ti portano rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Madre Teresa di Calcutta. Grazie, è un buon esordio. Allora, iniziamo adesso con gli interventi. La prima relazione è quella di Annalisa Buda, con le proposte della FAI CISL per le donne e l'importanza del lavoro agricolo di qualità in Calabria. Per le donne e l'importanza del lavoro agricolo di qualità in Calabria. Saluti alla Presidenza e a tutti i partecipanti a questa bellissima iniziativa del coordinamento donne della CIS regionale. Mi presento, sono Annalisa Buda, sono di Castrovillo e sono delegata della FAI CIS, lavoro in una importante azienda agricola nella piana di Cammarata, con oltre 500 lavoratori e lavoratrici stagionali, dove coltiva pesche, nettarini, kiwi, uva da tavola e da vino. Come FAI CISL di Cosenza rappresentiamo un'elevata percentuale di iscritti, 150, dove ringrazio tutta la struttura per l'importante apporto e sostegno continuo nell'attività che facciamo quotidianamente. Ringrazio la FAI CISL per questa occasione e per la possibilità di intervenire a questa importante assemblea regionale.
Oggi è un'occasione per dire basta alla diversità di genere sui posti di lavoro e nella società moderna. Oggi per dire basta alla violenza contro le donne e le persone più deboli. Basta al caporalato e al lavoro nero e grigio in agricoltura. Basta alle morti nei campi. Bene ha fatto la segretaria della FAI CIS nazionale a lanciare il numero verde SOS caporalato 800 199 100. Ma oggi in particolare per sostenere l'importanza del lavoro e in particolare quella delle donne e dei giovani in Calabria. Perché non è semplice per noi donne lavorare d'estate sotto il sole a 40 gradi e d'inverno al freddo a 0 gradi, a volte anche meno dello 0. Non è semplice per noi donne lavorare e fare le mamme, lavorare e contemporaneamente mantenere una famiglia e accudire figli. Ma non è impossibile, siamo donne, oltre le gambe c'è di più, come dice una brutta persona. Ci sentiamo forti e non ci sentiamo sole grazie al sindacato, a questo sindacato. Per questa ragione oggi, a nome mio personale e a nome delle tante lavoratrici iscritte a questo sindacato, ringrazio la FAI CIS per l'impegno in azienda nelle trattative per il rinnovo dei contratti provinciali, nazionali, ai tavoli regionali e per la vicinanza in ogni dove occasione. Mi sento sicura e faccio la delegata sindacale da anni, con orgoglio perché so che ho dietro di me una famiglia forte che mi sta accanto e mi sorregge in ogni momento. Ma oggi, più di ieri, è necessario continuare a sostenere il lavoro agricolo, di qualità per tutti, lavoratrici e lavoratori, senza differenza alcuna, e pensare al futuro, ai giovani, ai nostri figli. Su questo tema in Calabria c'è molto da fare. Dobbiamo insieme superare alcune criticità che riguardano il settore agricolo calabrese, riprendendo le proposte della FAI CIS in Calabria come avviare la cabina di regia per il lavoro agricolo di qualità calabrese, valorizzare il confronto e la contrattazione, fare sistema superando la cultura delle divisioni e dell'invidia, investire nella sicurezza, valorizzare i nostri prodotti agricoli di qualità, applicare la legge contro i caporali. E poi, per noi lavoratrici del comparto agricolo c'è bisogno di più servizi e più controlli nei campi e nelle aziende agricole. Per questo ribadiamo con forza, l'agricoltura in tutta Italia e in Calabria ha bisogno del sindacato, un sindacato libero, autonomo e positivo come la CIS. Non possiamo arrenderci o fermarci perché qualche politico di turno pensa di fermare il sindacato. C'è bisogno di ottenere ulteriori e importanti risultati per le tante lavoratrici stagionali agricole. Viva la FAI CIS, viva la CIS, grazie mille. Grazie alla FAI. Adesso abbiamo l'intervento di Anna Rosa Marrapodi. Un argomento molto importante perché il lavoro domenicale sempre meno a misura di donna. Un saluto al tavolo della presidenza, un saluto a tutti. Oggi il lavoro è profondamente ferito e la lunga crisi che abbiamo attraversato ha aggravato i problemi esistenti da tempo e aumentano le disuguaglianze. Infatti le ferite inflitte al sud, nello specifico alle donne, devono essere curate con urgenza e con sapienza perché il tempo passa e potrebbero non rimarginarsi più. Le donne sono sempre più discriminate, con incerte prospettive di lavoro, salari più bassi degli uomini, difficoltà a conciliare la vita privata e quella lavorativa. La strada per essere equiparate è ancora lunga. Le donne studiano tanto per poi rimanere a casa. Sono i margini del mondo del lavoro e probabilmente questo è il tassello mancante per la realizzazione dell'emancipazione femminile. Le istituzioni devono tradurre questa ricerca in politiche di genere. Non c'è un'unica soluzione a questi problemi, occorre una concorrenza sinergica con il ruolo importante della contrattazione, da quella nazionale a quella aziendale e territoriale, un sistema di welfare moderno e adeguato ai bisogni delle persone, una cultura del valore che deve comprendere tutti gli spazi del nostro vivere. Le criticità
che ci sono per le donne nel mondo del lavoro, come è noto, sono molteplici. E come se non bastasse, dobbiamo assumerci la responsabilità dei limiti che ci imponiamo. Spesso ci boicottiamo da sole, per paura delle conseguenze, vivendo in un conflitto interno nel far quadrare tutto e per proteggere gli altri, sacrifichiamo la nostra felicità. Ci si dice di non essere abbastanza, di non essere all'altezza, e per questo più delle volte non ci buttiamo nella mischia, non alziamo la mano ai tavoli in cui siamo seduti, e questo è il momento di farlo. Per lo stesso motivo si crede di non meritare delle opportunità e si attende il riconoscimento del proprio talento sempre dall'esterno, dai piani alti, sottoponendoci al giudizio dei dirigenti. Per questo non siamo capaci di fare i nostri interessi e ci sentiamo egoiste se lo facciamo. Le donne non vogliono affrontare l'impatto che può ripercuotersi sulla vita degli altri, quando si è alla ricerca di qualcosa da fare esclusivamente per se stesse. Prima di decidere di presentarsi per un lavoro, tengono in considerazione marito, figli, genitori anziani, e dunque c'è sempre qualcos'altro che viene prima, e più delle volte le porta a rinunciare. Eppure sono più attente a analizzare business, processi e persone, sono più capaci di stabilire contatti, dialogo e ascolto, mentre sono più portate ad accogliere, la loro capacità organizzativa multifunzionale non è rappresentabile in nessun organigramma, per quanto è complessa. In parallelo sono molto analitiche, resentano la perfezione, correndo anche il rischio che questo eccesso faccia perdere, in sintesi, valore richiesto per essere agili nel lavoro. Per esempio, la donna ancora si trova a dover scegliere tra la sua professione e la maternità. Ricominciare dopo è sempre difficoltoso. Per farlo ci vuole energia e politiche attive. Bisogna cogliere la maternità come un momento di ripensamento. Sembra che diventare madri significa non avere fatto niente, quando invece è quasi come fare un master. Per questo bisognerebbe riscrivere un curriculum che inserisca il percorso della maternità, perché è un momento di crescita, generatrice di risorse proprie. Si fanno corsi intensivi. Per sviluppare resilienza, ascolto. Basti pensare che una madre è capace di ascoltare il proprio bambino per tutto il giorno, senza distrarsi. Non resta che trasformare questa capacità in linguaggio aziendale. Non resta che amarci e rispettarci prima noi, affinché anche gli altri possano fare altrettanto. Purtroppo ci sono diverse criticità. Donne e istruzioni, donne e discriminazioni, donne e soprusi, donne e famiglia. Ad esempio, servono sempre più provvedimenti come i voucher per l'asilo nido, tipologie contrattuali a tutela della famiglia e sostegno al lavoro per le donne, specie se madri. E anche quando queste tutele esistono, resta difficile farle applicare. Basti pensare che le madri con i bambini con età inferiore a 3 anni sono tenute ad assicurare le prestazioni domenicali. Non sono tenute ad assicurare le prestazioni domenicali, ma tale decreto legislativo sul nostro territorio ha trovato ostacoli nell'applicazione su contratti part-time. Perché la legge non è chiara, nonostante la denuncia all'ispettorato che non ha sortito gli effetti desiderati. Colgo l'occasione per sensibilizzare ulteriormente l'intervento dell'organizzazione in tutte le sue componenti, al fine di tradurre e rendere fattiva l'agevolazione del testo delle maternità, ricorrendo magari anche all'intervento parlamentare. Le liberalizzazioni hanno finito in sostanza per discriminare le fasce più deboli fra i lavoratori, fra queste le donne e le madri, vittime loro malgrado di un indiscriminato quanto arbitrario estensione delle aperture commerciali. Pensate per esempio che un supermercato praticamente non chiude mai, è aperto sempre, 365 giorni all'anno, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, e neppure il 1° maggio, festa dei lavoratori, fa eccezione. Chi ci lavora, ed evidentemente le donne in particolare, deve enormemente sacrificare le proprie scelte di vita, privata e familiare, se non vuole perdere il posto di lavoro, visto che le tutele che spettano a chi si ribella sono sempre minori. E sempre più numerose invece sono le file dei tanti che, pur di avere un posto di lavoro, sono disposte a lavorare giorno e notte, domenica e festivi, magari con stipendi che non sono pagati per la metà di quelli che risultano in busta paga. Il lavoro domenicale in questa ottica finisce per costituire un vero e proprio colpo di grazia per le lavoratrici e i lavoratori, come se non fossero già abbastanza vessati, e oltre a loro a pagare le conseguenze sono soprattutto le loro famiglie e i loro figli. E proprio nei giorni di festa, come la domenica, che le famiglie e le lavoratrici si trovano ancora più in difficoltà, dal momento che asili, baby parking, si godono il meritato giorno di riposo, e soli nonni, per chi ce li ha, veri e propri ammortizzatori sociali, costituiscono un sostegno concreto per i genitori in difficoltà, considerati in tal senso
la totale assenza di qualsivoglia servizio assistenziale da parte, ad esempio, delle amministrazioni locali. Dunque, io Stato ti faccio lavorare anche di domenica, ma siccome per me la domenica è il giorno di riposo, non ti posso garantire il servizio che forse ti garantirai durante il resto della settimana. In nome del profitto si sono sacrificati e si continuano a sacrificare i diritti di tante e troppe lavoratrici, ma soprattutto così si mortifica la dignità del lavoro e dei lavoratori, oltre che dei talenti, le energie e le competenze. E ciò nonostante i consumi non sono affatto aumentati, anzi, spesso sono addirittura calati. I valori in gioco sono innanzitutto quello antropologico: senza il riposo domenicale ogni uomo si fa vuoto, privo di luce e non gode più delle belle cose che potrebbero fare. Il riposo è cioè antropologicamente necessario. In secondo luogo c'è la ragione familiare, perché le famiglie, specie le mamme costrette a lavorare di domenica, non hanno più la possibilità reale di seguire i loro figli, soprattutto se adolescenti. La casa si spegne del calore familiare per un ipotetico vantaggio economicistico. Terzo, le motivazioni economiche sono in netto contrasto con le aspettative di chi ci aveva paventato vantaggi lucrosi. Infatti la legge sulle liberalizzazioni ha di fatto abbassato i ricavi del commercio di ben 2%. Si tratta dunque di una battaglia di umanità, di socialità e anche di economia intelligente. Il riposo è non quello di un giorno qualunque, ma quello della domenica può rilanciare il cuore, rilanciare la speranza, ricostruire i propri legami familiari. Grazie, un grazie. Io volevo, ho notato una cosa molto, un aspetto molto bello di questa, ecco, come tutte le giornaliste riescono a cogliere, che i segretari, ogni volta che vanno le donne, le loro coordinatrici donne, sono soddisfatti, hanno un grandissimo sorriso. Ringraziamoli pure noi a questi segretari che sono così attenti. Qui gioco in casa, quindi è la prossima relazione di Lorella Dolce. Ed è la donna nell'economia e un valore aggiunto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie davvero per essere oggi qui con noi, con la CISL, a discutere delle azioni positive che si possono porre in essere per migliorare la vita delle donne nel lavoro e nella società. Saluto il tavolo della Presidenza. Un ringraziamento a Nausica Sbarra, coordinatrice Donne e Giovani della CISL Calabria, per il suo costante e continuo impegno per le tematiche femminili e di genere. Un caloroso saluto al segretario generale CISL Calabria, Tonino Russo. Sono sicura che con il suo intervento darà un fattivo e sostanziale contributo ai lavori di questa giornata. Permettetemi di ringraziare anche la giornalista Rosellina Arturi, che da voce attraverso il suo... Siamo qui oggi per parlare del valore della donna, del suo ruolo, delle sue capacità e dei suoi problemi. Tanto è stato fatto, ma c'è tanta strada ancora da fare. I dati parlano chiari. Ancora oggi i mestieri, quelli più al maschile, sono occupati dagli uomini. Le aree dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni sono occupate dagli uomini. Il tasso d'occupazione medio per gli uomini è più alto che per le donne, il 72% rispetto al 61% nell'Unione Europea, e il divario aumenta con l'aumentare del numero dei figli. Senza figli il 65% per le donne e il 73% per gli uomini. Con un figlio il 71% per le donne e l'85% per gli uomini. Due figli il 70% per le donne e l'89% per gli uomini. La considerazione che oggi si può trarre è che ancora nel nostro tempo la condizione di vita di gran parte della popolazione femminile registra discriminazioni e disseguità, con peggioramento degli standard medi di qualità della vita. Le donne sono il punto d'incontro fra lavoro, famiglia, scuola, società, e fanno i conti con la pressione della vita quotidiana e con la disponibilità delle risorse e dei mezzi sempre più ridotti e con un sistema di welfare incompleto ed incompiuto. L'Italia è il paese delle culle vuote, siamo il paese più vecchio, difatti il tasso di natalità è tra i più bassi.
e non perché le donne italiane rifiutano la maternità, tutt'altro. La società non è attrezzata alla soluzione dei bisogni di conciliazione lavoro-famiglia e continua ad essere affidata alla solidarietà della rete parentale. Il nostro impegno deve essere appunto rivolto al miglioramento delle condizioni che possono favorire la partecipazione delle donne nei luoghi della decisione. Pertanto, obiettivi primari devono essere: definire un nuovo assetto di welfare partendo da asili nido, scuola a tempo pieno, cura di anziani e disabili; promuovere azioni positive mirate a creare azioni di formazione ed accesso al mercato del lavoro in situazioni di pari dignità e retribuzione per pari lavoro; una programmazione di metodi preventivi per la lotta contro la violenza sessuale e la tratta di esseri umani. Da qui un invito ad avviare dei veri e propri cantieri di innovazione donne, all'interno dei quali progettare, realizzare e costruire percorsi formativi che, partendo dalla conoscenza, portino a migliorare la condizione lavorativa e sociale della donna nel nostro territorio. Come coordinamento OST di Cosenza abbiamo già attivato dal 2014 uno sportello Ascolto Donna, aperto a 360 gradi, che dà ascolto e consulenza su tutte le materie che riguardano non solo la violenza sulle donne, ma informazione e consulenza sui servizi del patronato, CAF, INAS, sull'imprenditoria femminile, al fine di semplificare ed agevolare le continue richieste dei bisogni e aiuti delle donne e dei giovani. Grazie. Ringraziamo Lorella Dolce. E adesso nel turno di Marina Marino. Conciliazione. Tempi di vita e lavoro, divario sociale, disagi e discriminazioni che ancora non trovano risposte. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, però tanto sera non è. È un piacere essere qui con tutti voi. Da questa parte è uno spettacolo meraviglioso, soprattutto perché è un coordinamento donne, ma c'è una bellissima partecipazione del sesso maschile che spero ci stia ascoltando e ci dia anche la forza di andare avanti, perché comunque anche loro fanno parte di questo progetto. E ringrazio il segretario Tonino Russo e Nausica per questa prima assemblea regionale, che spero sia la prima di un lungo percorso. Allora, io tratterò l'argomento che già Roselina vi aveva accennato, anche perché è un argomento che tratteremo tutti, nel senso che comunque è generico, poi va per federazione e categorie. Questo è un valore donna, cioè proprio parlare della donna nella sua pienezza. Valore donna, due parole che sono l'una il significato dell'altro, perché la donna è valore e il valore è donna. Ma la donna riesce realmente ad esprimere il suo valore nella nostra società? Porsi questo interrogativo è un atto di onestà intellettuale. Guai a non farlo, soprattutto per chi come noi occupa un ruolo strategico nelle operazioni di tutela del lavoro. E oggi è l'occasione favorevole per fare insieme a voi una riflessione. Partiamo dando uno sguardo ai dati emersi qualche mese fa in materia di lavoro femminile. Sarò più ristretta sulle percentuali perché molte delle colleghe hanno già detto alcune percentuali europee. Il tasso di occupazione femminile è aumentato negli ultimi anni toccando il 48,8%. Quindi negli ultimi anni la situazione è migliorata. Il numero di donne che lavora è cresciuto e l'occupazione femminile, come certificato dall'Istat, è al suo massimo storico dal 1977. Sembra un bel traguardo, ma non lo è. Si tratta infatti di una crescita piuttosto lenta e l'Italia rimane tra i paesi peggiori d'Europa, la quarta per essere precisi. È cresciuto il lavoro part-time, il 32,8% delle lavoratrici donne fa un part-time, mentre gli uomini sono all'8%. Ciò spesso è dovuto ad una scelta della donna per conciliare il ruolo di mamma e lavoratrice. Ma in altri casi, più che parlare di scelta voluta, è il caso di parlare di una scelta obbligata. Le donne sono infatti costrette a ricorrere al part-time perché mancano i servizi che consentono loro di lavorare full-time.
e gestire al tempo stesso la famiglia e il lavoro. Non solo, ma lo scenario occupazionale non è uniforme nel nostro paese. Infatti è enorme il divario fra nord e sud, ed è soprattutto nel mezzogiorno che si stenta a migliorare la situazione dell'occupazione della donna. La Calabria poi risulta persino essere fanalino di coda. In particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo, che è il territorio per cui noi, su cui noi operiamo, quindi della CISL Magna Grecia, si registrano situazioni veramente difficili. Cosa servirebbe quindi? Cosa potrebbe ribaltare o comunque rivoluzionare questo stato di cose? Forse una rivoluzione culturale. Forse per imparare a considerare uomo e donna al pari grado lavorativo. E sarà necessario partire dalla base, persino dalla famiglia stessa, laddove è giusto rispettare i ruoli di donna e uomo, di moglie e marito, di madre e padre. Le donne e il lavoro è un binomio difficile da conciliare, tant'è che ancora oggi, nonostante anni di battaglie e conquiste, c'è ancora molto da fare. Noi come CISL abbiamo l'obbligo morale di tenere accesi i riflettori su questa tematica. Le donne si ritrovano ancora oggi a misurarsi con difficoltà di gran lunga superiore a quelle degli uomini, sia dal punto di vista sociale che organizzativo. Conciliare il lavoro e la famiglia è molto difficile, anche pur se in determinati contesti lavorativi le donne sono costrette a misurarsi con discriminazione ed emarginazione. Nella nostra realtà di Calabria il lavoro già di per sé è un argomento piuttosto difficile. Sono soprattutto le donne ad aver pagato il prezzo più alto della crisi economica, le cause sono molteplici. Come CISL lo abbiamo detto con forza tantissime volte, sono considerevoli i ritardi sociali, economici, culturali, che ostacolano una vera parità tra uomo e donna. Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo aiutare, dobbiamo capire quanto l'emarginazione o l'attenuazione dei ruoli le renda più fragili queste donne. E le esponga maggiormente ad essere vulnerabili rispetto ad incertezze, insicurezze e alla paura, e cercare di evitare tutto ciò che le induca a una chiusura in se stesse. Tuttavia le donne, proprio per le difficoltà che hanno dovuto affrontare ed affrontano quotidianamente, sono diventate più forti e determinate nel lottare per far valere i propri diritti. Molto spesso c'è chi riesce, nonostante i limiti del contesto sociale, a raggiungere posti di rilievo e di responsabilità, dando eccellenti dimostrazioni di competenza e capacità. Non bisogna comunque dimenticare che nonostante il nuovo diritto di famiglia abbia messo fine ad un'assurda discriminazione tra i due sessi, esistono ancora dei pregiudizi nei confronti della donna, sia nel mondo del lavoro che nella sfera familiare. Per riuscire a realizzarsi ci si ritrova spesso e si è sempre costretti a rinunciare al desiderio di formare una famiglia, oppure se si decide di averne una deve necessariamente affidare a qualcun altro la cura dei propri figli. Ciò che chiede la lavoratrice di oggi è una serie di servizi sociali che consentono di far fronte agli impegni familiari. E su questo il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Bisogna fare rete, dare risposte, ma bisogna farlo subito e senza più rinviare. Occorre valorizzare e potenziare le nostre capacità di proposte e di rappresentanze. E in relazione a tutto ciò, come CISL Magna Grecia, stiamo programmando l'avvio di una stagione di profonda innovazione, collaborazione, molta informazione, ma molta formazione. Non è facile conciliare vita privata e lavoro professionale, mettere sul piatto della bilancia pesi diversi, fattori che fanno la quotidianità di un individuo. Bisogna essere consapevoli che è necessario fare qualche sforzo, pagare qualche prezzo affinché questi tempi e mondi diversi non si schiaccino a vicenda o non si alleino per schiacciare l'individuo, la sua identità e il suo benessere. Appare evidente dunque che il compromesso tra i tempi si gioca concretamente all'interno di un complesso di intreccio di fattori, che sono i tempi e i modelli dell'organizzazione del lavoro di cura, della vita sociale, i tempi, gli spazi e i servizi della città, il tempo libero da dedicare a se stessi. Questo comporta quindi che abbiamo registrato un efficace sistema di misure che non può prescindere dal prendere in considerazione il complesso insieme di questi fattori. Noi abbiamo individuato dei servizi che possono essere intrapresi con la collaborazione e la partecipazione di associazioni, comuni e province. E ci tengo solo a dire una cosa per in particolare, abbiamo avuto già degli incontri con le province del nostro territorio, con i sindaci dei vari comuni,
che hanno dato ampio spazio a queste nostre iniziative, con cui probabilmente partirà questa bella collaborazione che riguarderà le donne, ma anche gli uomini, ma anche i bambini. Comunque partecipativa la cosa, volevo questo. Di seguito non vi dico altre percentuali, noi abbiamo messo in funzione una macchina, perché comunque il bello è il lavoro di squadra, non è il lavoro singolo, quindi, e abbiamo individuato dei servizi che possiamo portare avanti tutti quanti insieme, federazioni, donne, uomini, e abbiamo praticamente due proposte, due possibili definizioni, a seguito però di un progetto che è giusto che si dica, che fu sviluppato in Lombardia negli anni passati, 2003-2004, un progetto che invece lì non ha più nessuna valenza, ma qui da noi è attuale, perché in effetti noi non abbiamo mai fatto dei lavori del genere. Vi riduco perché sono dei programmi molto ampi, però nell'ambito del progetto abbiamo stilato un elenco di servizi che deve fungere da indicatore per il monitoraggio delle risorse territoriali, un tema di pari opportunità. Vi dico solo i punti iniziali. Alcuni di questi servizi includono servizi di cura per i minori, anziani e disabili, offerte di nidi, asili nidi aziendali, noi non abbiamo asili nidi aziendali, almeno nel nostro territorio, servizi per il tempo extrascolastico, servizi di accoglienza dei minori durante il periodo estivo, case di riposo e centri diurni per disabili, che non ci sono. Servizi pubblici e aree di trasporto, perché è una rete che dovrebbe aiutare anche queste mamme a mettere i propri figli sui mezzi per poter essere più indipendenti. Presenza di un piano dei tempi della città e offerti dei servizi all'occupazione femminile, tra cui sportelle donna, che noi andremo già sul territorio, ci sono già sportelli avviati che funzionano e vanno bene, sul nostro territorio della Magna Grecia andremo quanto prima a portarlo avanti. Offerte formative per la popolazione adulta attivate sul territorio. Il secondo invece, e sono alla fine, passaggio, riguarda invece una mappatura dei servizi per la conciliazione sul territorio, perché con una mappatura riusciremo a capire quali sono veramente le difficoltà e anche le strategie da portare avanti sui territori, perché poi come Magna Grecia sono territori diversi, Catanzaro, Crotone, Vico, quindi cercare di trovare un piano comune. E in questo caso è necessario elencare i vari tipi, io ve ne elenco pochissimi, però il centro donna di risorse di parità, che sono servizi erogati anche dall'associazionismo, con cui intendiamo aprire una collaborazione. In più la fornitura di informazioni e mappe per orientarsi sul territorio, l'organizzazione di seminari e incontri dedicati anche ai padri, perché anche loro dovrebbero essere di aiuto. Il tempo libero e i servizi erogati nelle varie differenti società, oppure associazioni sportive o enti locali. Comunque tutto questo, al centro di tutto questo si trova la donna, sia occupata che non. Nello schema che noi indirizzeremo poi alle varie federazioni vengono indicati non solo i bisogni, quindi la cura di sé e la cura degli altri, ma anche i servizi, gli asili, le scuole, che permettono loro, quindi le donne, di incassare gli orari, acquisire informazione e conoscenza e fare in modo e offrire loro pari opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e della società. Grazie. Ringraziamo Marina, però poi rido perché ha preso più tempo. 5 minuti. Ok. Allora, adesso c'è Franca Anna Valenti dell'INAS. Eccolo. Sono Franca Anna Valenti, lavoro al patronato della CISL e sono la responsabile della sede INAS di Roccella Ionica. Vorrei ringraziare il coordinamento donne CISL e a tutti voi del tavolo della presidenza e naturalmente a voi in sala. Allora, vorrei esporre la mia visione della figura della donna nel mondo del lavoro, facendo un excursus e delucidandovi su alcuni diritti delle donne lavoratrici e non, mediante congedi e bonus che possono essere richiesti tramite il nostro patronato.
Le condizioni di vita e di lavoro delle donne sono molto cambiate e migliorate dal dopoguerra ad oggi. Le conquiste delle donne fanno parte di un percorso a tappe per le pari, per la parità di trattamento tra i sessi, che purtroppo ancora oggi non è totalmente conclusa. Le giovani donne, le nuove generazioni, sono nate e cresciute con dei diritti acquisiti, come il diritto di voto, l'ammissione della donna a tutte le cariche professionali, agli uffici pubblici, il divorzio, l'interruzione volontaria di gravidanza, eccetera. E spesso danno per scontata la possibilità di realizzare la propria vita solo in base alle proprie scelte personali. Ad oggi non è ancora così, perché uscendo dalle scuole, dall'università, quindi dai percorsi di formazione, affronteranno il mondo del lavoro che è ancora in contrasto con la costruzione della famiglia. Sempre più giovani donne, per completare la propria formazione personale, devono rinunciare ad avere una famiglia, proprio perché viviamo in una società che ancora discrimina le donne e non vale alle esigenze di una futura madre. Negli anni 70-80 sono stati gli anni fondamentali per la svolta della figura della donna nella società moderna, ma ancora oggi andiamo incontro a delle leggi che prevedono ulteriore agevolazione per la figura della donna o dei miglioramenti di quelle preesistenti. In quegli anni in Italia ci fu la riforma del diritto di famiglia, con la quale venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi tra le tante modifiche apportate. Ma dobbiamo arrivare ai giorni nostri, e precisamente nel 2015 col Jobs Act, per avere il congedo di paternità, in alternativa a quello di maternità. Il congedo di maternità, lo sapete tutti, è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciute alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio. Da quest'anno, e prima si chiedevano 2 mesi prima il parto, poi 3 o alcuni mesi con la flessibilità. Da quest'anno, dal 2019, è previsto un congedo di maternità, la possibilità di lavorare fino al 9° mese di gravidanza e di usufruire dei 5 mesi dopo il parto. E, mentre il congedo di paternità è riconosciuto ai papà solo quando la mamma non si può prendere cura del bambino, o per morte o grave infermità della madre, o per abbandono della stessa, o per affidamento esclusivo al papà, o rinuncia totale della madre. Però è da non confondere con il congedo papà, che praticamente si chiama nuovo congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, che è stato istituito dal 2012, dove venivano riconosciuti 1 o 2 giorni di congedo obbligatorio, mentre dal 2019 questo congedo obbligatorio sono 5 giorni e quello facoltativo è solo 1 giorno. Sembrano traguardi importanti che potremmo definire però irrisori, perché è una cosa che dovrebbe farci riflettere tutti. Una mamma che richiede un congedo di maternità fa la mamma. Un papà che usufruisce del congedo di paternità è un bravo papà che aiuta la mamma, ma non un padre che accudisce il suo figlio. Questo perché la nostra cultura, la nostra società ha purtroppo radici ben affondate nel patriarcato, che stentano ad emergere talvolta per colpa di noi stesse donne. Poi un ulteriore aiuto è il congedo parentale e l'astensione facoltativa per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. In più abbiamo dei congedi per riposo giornalieri per padri e madri dipendenti, per la malattia del figlio, oppure adesso abbiamo i congedi, adesso sono molto molteplici gli ostacoli per le donne per inserirsi nel mondo del lavoro. Il fattore che spesso favorisce l'uscita dal mercato del lavoro, come accennavo prima, è la maternità. Il 30% delle madri interrompe il rapporto di lavoro perché è costretta a carichi familiari eccessivi contro il 3% dei padri. Per far fronte a ciò, lo Stato eroga dei contributi economici per aiutare le famiglie, tipo bonus bebè, bonus mamma domani, bonus asilo. Il bonus bebè è un assegno destinato alle famiglie che hanno un reddito inferiore ai 25.000 euro.
solo che per il triennio 2015 e 2017 era riconosciuto per 3 anni. Purtroppo dal 2018 e anche per il 2019 è riconosciuto per solo anno. Poi c'è il bonus invece Mamma Domani, che sarebbe il premio alla nascita di 800 euro e questo è stato istituito nel 2017. Abbiamo il bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. Dal 2016 spetta un contributo per il pagamento diretto e frequenze di asili nido e forma di assistenza domiciliare a favore dei bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie. Le discriminazioni nel mondo del lavoro della donna non riguardano solo le madri, ma le donne in quanto tali, spesso vittime di violenza di genere, dove con l'espressione violenza di genere intendiamo tutte le forme di violenza, dalla psicologica alla fisica a quella sessuale, stalking, stupro fino al femminicidio. Oltre ai centri antiviolenza, lo sportello donna, noi come Padronato supportiamo pure il congedo per le donne vittime appunto di violenza di genere, le quali possono avvalersi di un congedo indennizzato per massimo 3 mesi, fruibili nell'arco di 3 anni per svolgere processi di protezione in cui sono inserite. Tali domande solo da quest'anno si possono inviare telematicamente. Poi volevo dire un'altra cosa, come dice giustamente il nostro responsabile regionale Gennarino, per le donne trovare un equilibrio tra impegni lavorativi e domestici è una missione complessa e faticosa, a maggior ragione quando non si è più giovanissime. Anche per venire incontro a chi non ce la fa più a lavorare e a far fronte ai carichi familiari è stata prorogata la formula per la pensione anticipata con opzione donna. Su questo tema l'INAS CISL ha organizzato un'iniziativa per l'8 marzo. In tutte le sedi INAS della Calabria è stato attivato uno sportello dedicato a chi voleva informazione e doveva inviare la domanda per andare in pensione con questa soluzione. Lo sportello naturalmente è aperto anche adesso, tutti i giorni. E infine concludo dicendo che per fortuna nel nostro padronato e nell'ambiente CISL le donne non subiscono alcuna discriminazione, soccluse violenze. Al contrario, veniamo trattate allo stesso modo dei nostri colleghi uomini. Grazie per l'attenzione. Mi suggeriva il segretario Russo che tutte queste relazioni, se per cortesia me le mandate via mail, perché poi noi facciamo una raccolta, visto che avete toccato dei temi interessantissimi in modo sintetico, però che esprimono proprio tutto quello che ci interessa, ok? Allora, adesso è l'intervento di Margherita Carignola, che doveva farlo insieme a Dina De Marco, però Dina De Marco ha avuto un impedimento, per cui chiamiamo la coordinatrice donne FNP e il titolo è Quello che vorrei per me. Io mando un saluto a tutti quanti, siamo dalla presidenza e Vittorio, alla mia famiglia CISL. Sono legatissima alla CISL, per cui siete la mia famiglia. Sono condizionata naturalmente sia dalla mancanza di linea con cui avevo concertato questa cosa e sia dal fatto che non c'è microfono, ma io ne sono felice perché come mi inibisce sempre, ma soprattutto sono condizionata dai minuti, però dopo mi dovete lasciare un attimo. Prima faccio i 5 minuti e li faccio, non ti preoccupare. Però dopo devo... Ma ti puoi prendere i 5 di Dina, quindi sono 2 interventi, puoi fare 10 minuti. Allora, scusate, io ho una comunicazione di servizio, cioè da spostare una macchina. È il classico, questo è un classico. Una Peugeot grigia. Vedi che non sono io che perdo minuti, eh? No, no, l'importante è che lei si attiene a 5 minuti, perché ci sono ancora altri 12 interventi. Un momento, allora, la FNP CISL, devo leggere per mantenermi nei tempi? Sì, no? Ci provo perlomeno. Come coordinamento donne, dobbiamo
soprattutto promuovere e coordinare le politiche di pari opportunità in tema di famiglia, salario, formazione, sanità, per una cultura della non violenza, ed operare in sinergia col settore socio-assistenziale, che diciamolo pure è carente, invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello di tutte le amministrazioni. I temi che stanno a cuore soprattutto al coordinamento donne dell'FNP sono il lavoro di cura e la solitudine. Sono due aspetti in realtà dello stesso problema, problema la cui soluzione dovrebbe portare al benessere, non al benessere come diciamo siamo soliti dire, no? Proprio al benessere, cioè star bene aggiungendo vita agli anni, visto e considerato che noi parliamo di terza età. Posta terza età, me lo dovete spiegare che cos'è, perché io non l'ho capito bene. Cosa voglio per me? Questo è il tipo... sicuramente è una cosa che non riguarda te, Margherita. No, questo è poco ma sicuro. Vabbè, voi lo sapete come la penso, quindi vabbè. Cosa voglio per me il titolo del mio intervento? E non è un titolo a caso, perché nasce da una profonda indagine fatta anni fa sul lavoro di cura proprio da me, nelle case di cura del territorio. Sono risultati importanti, poi naturalmente qua c'è soltanto uno stralcio, quindi nasce da questo lavoro e anche da un approfondito studio sulla solitudine fatto per l'Antesa, sono anche antennista sociale per la Calabria. Sono due argomenti terribili, terribili ve lo assicuro. E perché? Perché la solitudine, oltretutto, è un fattore a rischio di gravi malattie, anche cardiovascolari, e possono addirittura ridurre la durata della vita. Cosa voglio per me? Voglio avere, voglio amare e voglio essere. Sono tre verbi. Avere, perché è giusto che a una certa età, e tutti, non solo. Avere come soddisfazione dei bisogni fondamentali, materiali, mangiare, la medicina, eccetera. Voglio amare, voglio amore, come soddisfazione dei bisogni sociali, ascolto, compagnia, di questo abbiamo bisogno. Oh, brava. Voglio essere, perché non sono un numero, non sono un ruolo, non sono una vedova, una pensionata, un ruolo, adesso si vede... il ruolo, non l'essenza, siamo persone, siamo anime, siamo soggetti, soggetti che vogliono amare, che vogliono sapere, che vogliono vedere, che vogliono crescere. Ebbene, noi vogliamo queste cose, perché prima di essere vedove, pensionati, poi dopo tocco l'altro tasto, non lo dovete concedere dopo, noi siamo considerati un peso per la società e per i familiari, dobbiamo pietire l'affetto dei parenti. Va bene? E allora dobbiamo darci la mossa noi del sindacato e noi dell'FNP, perché essere soli, anche quando c'è la badante, essere soli è molto diverso dal sentirsi soli. E questa invece è la parte che avremmo dovuto fare con Dina, è tratto dalle nostre indagini, quindi non sono frasi che diciamo noi, però in realtà ci hanno detto gli altri. Cosa vorrei per me? Vorrei che le povertà diventassero ricchezze, che la non curanza si trasformasse in stima e dipendenza in sicurezza, anche economica. Vorrei che la fragilità diventasse forza. Io, sono frasi dette, non, niente è inventato, non è fantasia. Io vorrei essere presa per mano, considerata, ascoltata, stimata. Vorrei che la mia età non fosse un problema di esistenza, ma fosse un'opportunità per le nuove generazioni. E vorrei che la solitudine diventasse condivisione, partecipazione, aggregazione, per poterci godere la compagnia, la leggerezza e allontanare la stanchezza. Vorrei che il disamore desse spazio all'affettività. La casa degli anziani è la solitudine. Nessuno, ve l'assicuro,
puoi immaginare com'è brutta la casa per gli anziani. Io vorrei che la non autosufficienza non fosse più un problema da affrontare come la malattia. Per chi deve affrontarla e per chi la cura, no? Ma che possa essere trasformata in quasi autonomia. Forse la non autosufficienza, e qua i sindacati ci devono aiutare in questo, forse la non autosufficienza è un problema così grande nella sua specificità che non può essere avulso dalle altre problematiche. Il problema, oltre che economico, è culturale, umano, di giustizia, di uguaglianza, di diritti, di doveri. Ma noi non è che siamo numeri, siamo anime, siamo soggetti. Come diceva mio marito, a casa per anziani, insomma, l'avete vista, no? Tutti seduti là, le sedie a rotelle, no? È un parcheggio prima dell'ultimo viaggio. Mio marito diceva, parliamo del Vesuti, da buon leccese. E cioè, non deve essere così. Non deve essere così. Non deve essere così. Adesso si va verso una casa diversa, una posizione diversa. E noi dobbiamo attivarci in questo. Vorrei che il silenzio dia spazio alla parola. Troppe donne in troppi paesi parlano la stessa lingua, il silenzio. Il silenzio toglie il respiro, io voglio respirare, parole dette qua. Il silenzio toglie la parola, ma io voglio parlare. Il silenzio mortifica, esclude, e io invece voglio essere inclusa, voglio partecipare, vivere, sognare un giorno, 10 giorni, 100 giorni, non è importante, però voglio vivere e sognare. Noi vogliamo certezze, nuove possibilità e opportunità, e noi come sindacato ce la possiamo fare e dobbiamo farcela, perché insieme si può. Questo è il mio intervento. Voglio dire è una cosa che probabilmente non lo so se riesco a dirlo con serenità o mi emoziono, ma sapete la lacrimuccia ci sta pure questo, non vi preoccupate, non c'è problema. Mentre venivo in macchina mi è arrivata una cosa, ho letto il cellulare. Allora, un emerito assessore alla cultura, state attenti alla cultura, Castiglione dello Stiviere, quindi non nel profondo sud o non lo so dove, no? Castiglione dello Stiviere, giorno 7 marzo, in un consiglio comunale, ha detto una cosa che poi il sindaco ci ha messo 6 giorni per togliergli la delega all'assessore della cultura, no? 6 giorni ci ha messo. Ha detto che le donne non fertili sono inutili. Praticamente ha detto, no, io ho risposto subito, io inutile non mi sono mai sentita. Comunque, sicuramente non erano inutili. Sicuramente non sono state inutili Margherita Hack, Rosa Levi Montalcini, Oriana Fallaci e tanti altri. Io non mi sento per niente. Allora Margherita, grazie del tuo intervento, è stato fantastico, ci hai toccato il cuore, ti ho permesso di sforare proprio in virtù di questo. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie, grazie. E credo che ti sei meritata l'appellativo di passionaria. Ma mi ci chiamano già passionaria. Poi c'è il mio segretario. Sì, fuori te, fuori. No, fuori le. Fuori da tutta l'assemblea che il 29 marzo c'è un congresso mondiale a Verona contro la famiglia, contro le donne, che non hanno fertilità, non è un problema, è purtroppo
No, e per la famiglia però comunque sono contro tantissime. Titolo così. Ma è per la famiglia. C'è una polemica. Dal loro punto di vista. Se ti vogliono arretrare perché vogliono togliere l'aborto, insomma, voglio dire, una conquista. Ok. Allora, Antonella Zema, Zema FP. Buonasera. Ciao. Un saluto al tavolo della presidenza e a tutti i presenti e anche un ringraziamento particolare a Nausica Sbarra per la sua relazione veramente incisiva e che è per questa importante, diciamo, iniziativa messa in campo che ci consente di fare un confronto fra tutte le donne di tutte le federazioni della CISL e quindi anche per noi è stato un momento di arricchimento non solo intellettivo ma anche emotivo grazie agli interventi che, che mi hanno preceduto e che sicuramente sentiremo. Come diciamo, io sono Antonella Zema, innanzitutto mi presento, la segretaria provinciale della CISL dell'FP di Reggio Calabria e in questo momento rappresento, mi auguro degnamente, la federazione del pubblico impiego, che è ovviamente una federazione molto sostanziosa per quanto riguarda le presenze. Questo, diciamo, momento, questo convegno mi ha dato la possibilità di fare un'analisi per quella che è la situazione del pubblico impiego. In effetti lo Stato è tradizionalmente il principale datore di lavoro delle donne e il settore del pubblico impiego è stato considerato nel tempo come una sorta di nicchia di lavoro femminile qualificato, tant'è vero che il 55% circa degli impiegati di fatto sono donne. E quindi sembrerebbe quasi di essere in una sorta di isola felice, un settore privilegiato, anche confrontandoci con le altre federazioni. Però quello che, partendo da un'analisi dei dati della presenza delle donne nel pubblico impiego, mi porta a segnalare che c'è un cuore femminile che batte ogni giorno nelle pubbliche amministrazioni, nella sanità, negli enti locali, nelle agenzie fiscali, nel terzo settore. Quindi cioè, le donne del pubblico impiego sono presenti in tutti, diciamo, nella vita quotidiana dei cittadini su tutti i fronti e che mettono a disposizione delle proprie competenze e la propria professionalità. Inoltre un altro dato che voglio sottolineare è anche la presenza di molte donne precarie nell'ambito della pubblica amministrazione. Sembrerebbe quasi che le donne del pubblico impiego siano presenti nei più importanti settori della pubblica amministrazione. Quindi, che cosa dire? È veramente un'isola felice quella del pubblico impiego? Ci possiamo sentire delle privilegiate? Andando ad analizzare, certo, i punti a nostro favore sono innanzitutto l'accesso al pubblico impiego, si fa tramite concorso pubblico, quindi non ci sono quelle discriminazioni nelle scelte come anche in altri settori. Poi abbiamo anche una maggiore diciamo, stabilità contrattuale, è più difficile essere licenziati, a parte diciamo, oggi le legislazioni sono un pochettino più acuite per quanto riguarda il licenziamento del pubblico dipendente, ma non subiamo questo, diciamo, questa spada di Damocle. Inoltre sembrerebbe di essere, diciamo, avere un modello organizzativo che sembra garantire alle donne una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Ma è veramente così? Andando ad analizzare, però grazie anche a questo, diciamo, tema del convegno, dobbiamo dire che forse non è tanto così la situazione tanto rosea, addirittura sembrerebbe quasi un'isola che non c'è. Infatti, se andiamo ad analizzare, ancora nel pubblico impiego non si è riusciti a sfondare il famoso soffitto di cristallo, perché le donne sono presenti in tutti i settori, abbiamo detto il pubblico impiego, ma nei ruoli apicali siamo in numero inferiore. Questo sicuramente dipende dal fatto che c'è una cultura organizzativa del settore pubblico che da una parte sembrerebbe agevolare la conciliazione con molti strumenti di conciliazione tempo lavoro, part time, congedi parentali e l'altro, però che cosa fa? Sembrerebbe che si crea un patto perverso con la pubblica amministrazione e le donne. Sì, ok, ti do più possibilità di conciliare, ma ti escludo dalla possibilità di fare carriera e di crescere professionalmente e di aggiornarti. E inoltre sembra quasi che questo diciamo, tema della conciliazione ha inasprito invece la differenza tra i ruoli, caricando quindi rafforzando la tradizione divisione dei ruoli tra uomo e donna e costringendo le donne a muoversi come funambole tra la vita e il lavoro.
E inoltre anche, ricaggiandoci al discorso del precariato che è molto presente nella pubblica amministrazione, vediamo che queste le donne precarie non hanno nessuna di quelle tutele che invece, come esempio la malattia, la maternità, le ferie, che invece dovrebbero essere l'esempio dell'isola felice. Quindi da questa analisi che cosa emerge? Emerge che malgrado tutto ancora non si è realizzato appieno quel cambiamento che pone la donna al centro della pubblica amministrazione, in considerazione delle sue peculiarità e delle sue esigenze specifiche di conciliazione di vita e lavoro che ci consenta, noi donne, perché io sono innanzitutto anche un indipendente pubblico, sono una lavoratrice dell'Ips, e che ci consenta di poter aspirare ad una brillante carriera senza però trascurare gli aspetti familiari e personali. Quindi, qual è, che cosa può portare? Qual è l'impegno che ci consenta di scardinare questa cultura che penalizza le donne del pubblico impiego, sempre in virtù dell'aggravio della nuova anche società che si sta formando, abbiamo le famiglie allargate, delle donne del pubblico impiego sono tutte over 50 e devono non solo barcamenarsi tra i figli, anche, ma anche i genitori anziani. E quindi è necessario che questa rivoluzione femminile di cui parlava anche Nausicaa, una rivoluzione femminile cosiddetta incompiuta, come alcuni l'hanno definita, arrivi il momento che deve esplodere. E come esplodere? Proprio grazie al contributo delle donne impegnate nel sindacato e grazie anche al tema dell'odierno convegno, la contrattazione decentrata. Quindi la risposta ce la siamo già data. Come possiamo noi dare una risposta ai problemi delle donne del pubblico impiego? Proprio grazie alla contrattazione a tutti i livelli, in particolar modo quella decentrata. Perché conciliare a tutti i livelli i tempi di vita e di lavoro deve essere la mission della nostra attività sindacale e in particolare delle donne. Questo anche il nostro segretario nazionale l'ha voluto esternare in un coordinamento donne, perché appunto bisogna rilanciare il coordinamento donne, fare in modo che il coordinamento donne diventino dei vivai in cui attingere per trovare delle contrattualiste donne che possano ai tavoli di contrattazione applicare quelle che sono le tematiche femminili, quale la violenza, il mobbing, la conciliazione dei tempi di lavoro, nell'ambito dei contratti. E questo penso sia anche in considerazione del fatto che le recenti legislazioni e i nuovi contratti nazionali che siamo andati a firmare, che sono stati rinnovati nel 2018, si basano proprio sul tema fondamentale della conciliazione del tempo e lavoro. Che cosa dobbiamo fare innanzitutto? Instaurare delle buone pratiche a favore delle lavoratrici. E in quest'ambito, come proposta, penso che non ci possiamo esimere dal ricordare quello che è stato previsto dalla riforma Madia con la legge 124 del 2015, che ha previsto una nuova modalità innovativa di esecuzione della prestazione lavorativa. Che cosa significa questo? L'articolo 14 stabilisce che, scusate se sono un pochettino tecnica, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Quindi il telelavoro lo conosciamo tutti, anche se non è stato molto sfruttato, e quindi deve essere rimesso un attimino in carreggiata questo strumento del telelavoro. Ma qual è la cosa nuova, la novità che vogliamo lanciare da questo, in questo giorno? Il discorso che le pubbliche amministrazioni devono sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working. Ora, perché sicuramente sono tanti gli strumenti che ci consentono di conciliare la contrattazione decentrata e le tecniche di buone prassi di conciliazione. Lo smart work è uguale, perché oggi voglio parlare di questo argomento, perché il lavoro agile rappresenta una leva strategica formidabile, che però impone un'inversione di tendenza, cioè non si basa più sulla presenza fisica del dipendente pubblico, ma ti consente di lavorare sul risultato, ovunque tu ti trovi. Quindi questo rappresenta proprio lo strumento massimo di conciliazione, perché che va a favorire proprio anche le donne in modo particolare. Perché facciamo un esempio pratico: se io mentre sto andando ad accompagnare il bambino a fare ginnastica, con un semplice tablet posso benissimo partecipare alla produttività
collettiva, perché io in quel momento sto lavorando in qualsiasi posto mi trovo, quindi non sfruttare questo, diciamo, strumento sarebbe appunto ormai un paradosso, in considerazione del fatto che nel pubblico impiego ormai stanno per entrare anche nuovi missioni di personale che sono giovani, nativi digitali, che sicuramente avranno questa opportunità di poter applicare nel concreto una nuova modalità di lavoro e che ribalta anche la figura del dipendente pubblico. Adesso, diciamo, questo riguarda non solo le donne ma anche gli uomini, che ribalta la figura del dipendente pubblico legato alla scrivania ma non produttivo, con un dipendente pubblico moderno, consapevole, responsabile, che collabora alla produttività collettiva ed individuale. E anche quindi potremmo dire che si va a smantellare una cultura del fannullone, dell'assenteista, e quindi questo penso che sia la vera rivoluzione di questo momento molto importante. Quindi questa è una sfida a cui noi non ci possiamo esimere, sia come sindacato ma in particolar modo come coordinamento donne, ed infatti saranno previsti degli appositi momenti di formazione per le delegate sulle tecniche di contrattazione. Noi già abbiamo fatto dei corsi di formazione per le cosiddette donne contrattualiste, questo è un argomento, un titolo che a noi ci piace molto, grazie anche alla nostra segretaria regionale che ci dice, Luciana Giordano, che ci ha sempre, diciamo, innanzitutto considerate non donne, ma donne contrattualiste, per poter, diciamo, imparare il modo di lavorare, sederci ai tavoli ed essere in grado di affrontare qualsiasi argomento. E quindi questo, sicuramente ci saranno altri corsi specifici su questo diciamo, argomento della contrattazione decentrata. Ed inoltre, come coordinamento donna di Reggio Calabria, abbiamo inaugurato il giorno 6 marzo uno sportello dedicato alle donne del pubblico impiego, in sinergia con lo sportello rosa della federazione dell'USL, che infatti segue la linea conduttore. Perché abbiamo voluto questo sportello dedicato alle donne del pubblico impiego? Perché ovviamente, come abbiamo detto prima, l'isola siamo un attimino privilegiati, nel senso abbiamo delle specifiche caratteristiche a cui sicuramente bisogna dare risposta tenendo conto delle nostre esigenze come lavoratrici del pubblico impiego. Quindi è una sorta di rete delle donne del pubblico impiego che lavorano in settori strategici come l'IPS, l'Agenzia delle Entrate, la sanità, gli enti locali, i comuni, messi al servizio delle altre donne del pubblico impiego per poter favorire e ovviamente per accrescere la solidarietà tra le donne. E quindi questo, diciamo, è stato un momento molto importante, e noi ci auguriamo che questo sportello donna che sulla Falsariga se ne possano aprire anche altre nelle altre province, quindi noi siamo a disposizione per dare il nostro contributo. Quindi io penso che questo, posso concludere dicendo che vi ringrazio di questa bellissima iniziativa e dei momenti che mi avete dedicato, e vi ringrazio. Io ripeto ancora una volta, gli interventi sono tutti interessanti, ma vi dovete attenere ai 5 minuti. Allora, Saveria Silvana Nigro, CISL Scuola. Contrattazione di genere nella scuola, una scelta responsabile per migliorare il stile di vita. Buonasera a tutti, io cercherò di essere molto... No, cercherò 5 minuti. Prima di parlare di contrattazione c'è da fare una riflessione. Dai settori pubblici la scuola è quella con la più alta percentuale di donne, oltre l'82%. Nella scuola dell'infanzia la presenza femminile si aggira al 100%. In Italia gli insegnanti maschi sono lo 0,7%. In Calabria, proprio che mi risulta, ne abbiamo uno in provincia di Reggio, che fa parte anche del consiglio scolastico nostro, CISL, uno in provincia di Cosenza. Nella scuola primaria abbiamo il 96% delle donne, nella scuola secondaria di primo grado il 78%, nella secondaria di secondo grado il 66%, due professori su tre sono donne. Percentuale femminile aumentata anche per i dirigenti scolastici, fa eccezione all'università con il 31% delle donne, e poche raggiungono i livelli più alti. Ne consegue una disuguaglianza di genere atipica, come diceva anche la collega un po' della pubblica amministrazione che mi ha preceduto. Quali le cause di tale fenomeno? La scarsa presenza maschile dovuta forse alla bassa retribuzione,
oppure al retaggio culturale che percepiva l'insegnamento come attività per donne. Mentre tante donne hanno scelto l'insegnamento per passione, oltre che pensando sia all'orario lavorativo, 25 ore per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, 22 più 2 di programmazione per quanto riguarda la scuola primaria, 18 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. E anche tenendo forse in considerazione i periodi feriali estivi, ma in questi ultimi anni l'aumento dei carichi di lavoro in relazione a innovazioni normative, dai tagli alle risorse umane ed economiche, progetti PON europei, uscite didattiche, rientri pomeridiani, alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, sostituzione con regalzelli, hanno fatto emergere numerose criticità, quali l'aumento dell'età pensionabile, anche se si parla di quota 100, però pochi della scuola riescono ad andare via con quota 100. Poco tempo libero per la cura della famiglia, maternità, accudimento bambini, genitori anziani, ammalati, con handicap, distanza dalla sede di lavoro, scarsa rete di servizi del welfare, come dicevamo un po' tutte, asili nido che mancano, anzi sentivo che ultimamente hanno inaugurato un asilo nido a Siderno, cosa favolosa, l'ho visto al telegiornale della Calabria. Mancano anche le associazioni di volontariato che si prendono cura degli anziani non autosufficienti, ricorso a babysitter a baracche non sempre economicamente possibile, per cui risulta sempre più complesso creare conciliazione tra i tempi di cura familiare e i tempi di lavoro, con un'alta incidenza di stress da lavoro correlato che crea sofferenza ed impedisce di sentirsi sereni e soddisfatti. Il gap sta nella mancata scarsa condivisione da parte degli uomini nel lavoro di cura familiare. Ponendo l'attenzione sul titolo della relazione, del comparto scuola, c'è da dire che molte tutele sono state già attuate da tempo per legge, come la tutela della maternità, paternità, astensione facoltativa, richiesta part-time per dedicare tempo e cura ai figli, diritti questi garantiti dalla legge, dal decreto legislativo 151 del 2001. Così come nella nostra contrattazione troviamo l'istituzione di un comitato delle pari opportunità che sia allocato presso il MIUR che presso l'ufficio scolastico regionale che nelle istituzioni, così come l'istituzione del comitato paritetico sul mobbing, la costituzione di sportelli di ascolto per il mobbing presso le sedi regionali e all'interno delle nostre istituzioni scolastiche. Ma nella contrattazione d'istituto di rilevante importanza sono le seguenti materie contrattuali: la flessibilità oraria dei docenti è data, concordando compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica le modalità di flessibilità oraria, fasce di orario flessibili in ingresso e in uscita, sostituzione dei colleghi assenti, scambi di turno, recupero orario, compensazione economica per ore eccedenti. La flessibilità riconosce vantaggi alla lavoratrice, al lavoratore, quei pochi che ci sono, garantendo un maggiore equilibrio psicofisico e migliorando la prestazione. Poi è importantissimo anche contrattare i criteri per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche in maniera tale da poterlo utilizzare anche al di fuori dell'orario di servizio. Il diritto alla disconnessione, importantissimo perché questo strumento contrattuale vuole tutelare sempre la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per eliminare l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo di rimanere connessi 7 giorni su 7. Quindi bisogna contrattare anche l'orario che un dirigente può comunicare modalità di servizio, quindi fissare gli orari ben definiti, ad esempio dalle 8 alle 14, dalle 15:30 alle 18. Poi importantissime sono anche i congedi per le donne vittime di violenza. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tale percorso per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, è stato già detto da una collega che mi ha preceduto.
Così il periodo è computato anche ai fini dell'anzianità di servizio. La dipendente ha diritto anche alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica, in altro comune, in quello di residenza. Entro 15 giorni, nel rispetto delle norme di riservatezza, l'amministrazione decreta il trasferimento, ove vi siano logicamente i posti vacanti. Concludendo, come donne CISL Scuola, insieme alle nostre RSU formate, perché la CISL punta molto sulla formazione, dobbiamo mirare ad una contrattazione di genere responsabile per affermare la nostra dignità e riappropriarci degli spazi di vita necessari ad evitare la solitudine di massa di tante donne lavoratrici, a volte anche uomini. Madri, figlie, compagni, moglie che hanno il bisogno primario come persona di prendersi cura di sé e condurre un miglior stile di vita. Stile di vita nell'accezione psicologica di Adler, come appunto l'insieme di sentimenti, di bisogni del sé per la soddisfazione personale e sociale, conciliando così esigenze individuali e sociali con quella lavorativa. Promuovendo la cultura del concetto di genere inteso come relazione dialettica tra donne e uomini per la valorizzazione delle differenze. Il cammino è ancora lungo, facciamolo insieme. E come recita un aforismo di Paul Valéry, l'emozione, poeta e critico francese, arricchiamoci delle nostre reciproche differenze. Solo così possiamo fare qualcosa. Un bambino della mia scuola, questo verissimo è successo proprio a me, in una giornata carica di impegni mi chiese: maestra, mi racconti di supereroi? Sapete quale fu il mio primo pensiero? Supereroi siamo noi, donne, ma anche tra virgolette uomini, lavoratrici e lavoratori, che con sorrisi, forza, coraggio, riusciamo ad assolvere i nostri numerosi carichi di lavoro per tutti il cuore. Perché non si vede bene che con il cuore, l'invisibile, come diceva Sanders Curie, non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Scusate per la forza. Le nostre giornate lavorative sono sempre molto cariche, come quelle anche vostre, non solo della scuola. Grazie. Adesso è la relazione di Bruna Breveglieri, SLP, la posta del cittadino. Un saluto a tutti quanti, mi chiamo Bruna Breveglieri, un po' difficile il mio cognome, rappresento la direttrice regionale donne della Calabria, delle poste, SLP. Con il silenzio cortesemente in sala, così si sente meglio. Ho sentito molto, grazie Nausina intanto per la manifestazione, la prima, come diceva l'amica di Catanzaro, che non vedo in sala, la prima spero di una lunga serie, perché è un bellissimo confronto che sta emergendo tra tutte le categorie. Ognuno porta la sua esperienza e le sue problematiche e le sue soluzioni, veramente un bello spunto. Noi come poste, guarda, io mi ero preparata tutto quanto, però preferisco parlarvi con più semplicità, poi leggerete tanto nell'opuscolo l'insieme. Come poste, da tutto quello che ho sentito nei vari interventi, siamo tutto sommato dal punto di vista delle donne un'isola abbastanza felice. Poste è l'azienda di servizi più grande d'Italia, la più importante azienda di servizi della nostra nazione. Ha una storia lunghissima di oltre 150 anni, abbiamo festeggiato qualche anno fa il 150 anni. Siamo tanti, siamo oltre 140.000 dipendenti, oltre metà dei quali sono donne, quindi un'azienda rosa, un'azienda in rosa, e anche in Calabria siamo sui livelli del 49%, quindi comunque metà degli applicati in Poste Italiane è donna. E l'attenzione che ha dedicato l'SLT, quindi la CISL, il sindacato delle poste, alle donne presenti in azienda è molto grande. Abbiamo
vaste tutele all'interno del nostro contratto di lavoro, che spaziano dai congedi per donne vittime di violenza ad accordi stipulati appunto contro le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro, fino anche a definire, dare proprio una definizione di quella che è, può definirsi molestia o violenza all'interno dei luoghi di lavoro. Abbiamo politiche migliorative riguardo ai congedi parentali. Abbiamo disponibilità aziendali che vengono incontro anche alla madre che decide di rientrare al lavoro nel primo anno di vita del bambino, che ovviamente su richiesta può essere addirittura avvicinata alla residenza, alla propria residenza. Fino anche alla realizzazione, questa molto recente, dello smart working. Anche in Poste Italiane è stato attivato, ovviamente non per tutte le figure, perché un portalettere o uno sportellista è più complicato farlo diventare agile, diciamo. Però per le altre postazioni interne o di staff, anche in Poste Italiane finalmente c'è la possibilità di aderire a questo, allo smart working. E tante sono le domande pervenute, praticamente con la maggior parte da donne, perché la necessità più impellente è quella. Una delle ultime novità introdotte nel nostro contratto, che è stato, anzi già scaduto, però è stato rinnovato a fine novembre 2017, è stata l'introduzione anche di un fondo sanitario integrativo, che prevede, nonostante sia appena nato, quindi proprio neonato, prevede comunque un intero capitolo a favore delle donne, della maternità e del bambino, prevedendo garanzie che partono per tutto il periodo della gravidanza fino al primo anno di età del bambino. Come ho sentito da altri interventi che specificavano la difficoltà delle donne di emergere anche nelle posizioni apicali, devo dire che Poste Italiane in questo senso, tutto sommato, non notiamo a grandi livelli questa, almeno per quanto riguarda le direzioni degli uffici postali o gli altri ruoli all'interno delle filiali. Sono tante le donne direttore di ufficio postale con anche un quadro, quindi donne comunque che rivestono ruoli importanti in questo senso. A me preme sottolineare una cosa, se ho ancora tempo, riguardo proprio a Poste Italiane. Come ho detto prima, è la più importante azienda di servizi d'Italia. Poste Italiane svolge un servizio chiamato servizio universale, che è il servizio di corrispondenza che deve essere garantito a tutti i cittadini e a tutte le famiglie d'Italia, ovunque residenti. Questo servizio universale finora è sempre stato attuato, ma è un servizio a scadenza, non sarà illimitato. Fra pochi anni questo mandato che lo Stato ha dato a Poste Italiane effettuare questo servizio universale per la scadenza. E noi ci chiediamo che cosa accadrà dopo, perché Poste Italiane nel corso degli anni ha cambiato pelle e tutti i lavoratori si sono adeguati, e il sindacato in questo è stato molto lungimirante nell'accompagnare questo cambiamento che si è avuto. Da un ente pubblico siamo passati a una società per azioni a capitale quotato in borsa. La maggior parte delle azioni è sempre in mano pubblica, rimane in mano pubblica, però quando si deve dare conto ad azionisti privati le cose cambiano. Cosa accadrà quando non ci sarà più questo servizio universale? Si avranno cittadini di serie A e di serie B, perché questa è l'unica strada possibile. Portare la posta nel cucuzzolo più sperduto della montagna non è redditizio. Ormai le aziende ragionano solo in termini di numeri, di costi e di ricavi. Non è un ricavo portare la posta a, non lo so, mi viene in mente a Cerva, non lo so, a qualsiasi paese piccolissimo nella provincia. Noi chiediamo in questo senso, se vogliamo che lo Stato si definisca uno Stato moderno, quindi uno Stato che deve garantire comunicazioni, trasporti, difesa, secondo noi, che comunque si faccia carico di questo servizio che deve essere mantenuto. Pensate a cosa può volere dire in un piccolo paese l'ufficio postale. È un presidio, come può essere una caserma. È comunque un'istituzione, rappresenta comunque lo Stato in quella realtà. Quindi noi ci teniamo a sensibilizzare in questa sede, e comunque il lavoro che porta avanti l'SLP a livello nazionale con grande forza per mantenere questa unicità aziendale. Noi siamo scesi in piazza un anno e mezzo fa in tutta Italia per dire no ad una privatizzazione che era imminente.
privatizzare significava distruggere Postitaliano, tutto quello che poteva portare dietro, perché non si parla solo di posta che arriva a casa, ma si parla di risparmi. Poste Italiane convoglia milioni di euro di risparmi degli italiani, di piccoli pensionati, di lavoratori dipendenti. Quindi cerchiamo, noi speriamo di in questa sede quantomeno di sensibilizzare la CISL per intero in questo nostro cammino, perché l'SLP si è sempre, ripeto, battuto con molta forza ed è sindacato di maggioranza assoluta all'interno del comparto Poste, e anche all'interno della Confederazione ha un indice di rappresentatività tra i più elevati per numero di iscritti, ovviamente. Quindi noi quello che chiediamo, quello che auspichiamo insomma per il futuro è, due sono le cose: mantenere i diritti che abbiamo acquisito fino a questo momento, perché l'importante è riuscire a mantenere quanto abbiamo conquistato, lo possiamo fare solo allargandolo anche agli altri fruitori. E chiudo, e soprattutto coinvolgere proprio l'intera CISL affinché le periferie non vengano emarginate completamente, si creerebbero periferie di serie A e di serie B, cioè si verrebbe a creare veramente una grossa problematica. E la Calabria su tutte, già carente di infrastrutture e numeri, ne uscirebbe insomma ancora più bastonata, tra virgolette. Grazie mille. Giovanna Mendola, Fisascat, la parità di genere è una evoluzione civile dovuta. Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità, ovviamente. Io mi occupo sia di welfare contestuale, sia faccio parte del coordinamento donne, ma sono anche una consultorista, quindi secondo livello. Contrattare nelle imprese condizioni di parità tra donne e uomini nel lavoro e nei percorsi di carriera, introdurre strumenti nuovi di conciliazione tra vita personale e professionale, richiede un clima di cooperazione tra imprese e sindacato che non è sempre facile da realizzare. La contrattazione di genere è una sfida, specie in un momento difficile segnato dalle conseguenze della crisi economica. Le politiche di genere non vanno considerate un lusso riservato ai periodi di crescita delle aziende, ma proprio dinanzi alla crisi va perseguita una politica di valorizzazione del contributo che le donne possono dare allo sviluppo e all'innovazione, attingendo proprio a quella peculiarità che fanno delle differenze il valore aggiunto. Le pari opportunità nei luoghi di lavoro significano molto più che pari diritti, costituiscono un aspetto importante della qualità del lavoro, della vita personale e familiare, del benessere organizzativo in generale. Bisogna però sottolineare che la diversa collocazione di donne e uomini nel mercato del lavoro non dipende solo da fattori, per così dire, biologici, ma evidentemente anche e soprattutto socioculturali. In una mera analisi del rapporto tra costi e benefici è infatti evidente che l'attuale divisione del lavoro non è la più razionale. In particolare esistono stereotipi sociali che anche in modo latente influenzano il comportamento dei vari attori, compresi quelli femminili, inducendoli anche involontariamente a perpetuare quel circolo vizioso che lascia le donne nelle professioni meno retribuite e meno qualificate e nelle posizioni più basse della scala gerarchica. Spesso le discriminazioni si nascondono nell'apparente neutralità di norme che disciplinano i rapporti di lavoro o che omettono di sanzionare comportamenti messi in atto durante la vita lavorativa, ma anche nel momento dell'accesso al mondo del lavoro. In pratica manca una cultura di genere che permette di guardare oltre e di comprendere che tutti possono trarre vantaggio dalla ricerca di innovazioni organizzative che migliorino il benessere lavorativo degli individui. Per fare questo, ovviamente, occorre eliminare gli stereotipi che influenzano anche indirettamente la trattativa, rendendoli più chiari da percepire affinché si abbattono tutte quelle discriminazioni che non appaiono, ma che quotidianamente vengono praticate. Ci sono molti esempi di accordi di secondo livello, io ho partecipato a molti con la Fisascat anche a livello nazionale, ma sono convinta che dobbiamo fare molto, molto di più. Dobbiamo costruire condizioni di accesso alla formazione che siano favorevoli alle donne con la certificazione dei percorsi, stabilire anche dei codici di condotta contro le molestie, verificare gli interventi della bilateralità a sostegno della parità di genere, intervenire sulla costruzione degli indici per la produttività escludendo i fattori discriminanti,
quelli per esempio legati alla sola presenza, e valorizzando modelli organizzativi che consentono percorsi di carriera specifici per le donne. Valutare incentivi ulteriori su politiche di condivisione e conciliazione, individuare strumenti anche di natura contrattuale per contrastare i vuoti contributivi, lavorare per il riequilibrio degli inquadramenti anche attraverso incentivi e disincentivi alle imprese, prevedere correttivi previdenziali che rendano più equo e solidaristico il sistema pubblico, riconoscendo il lavoro futuro. Intervenendo anche nella gestione dell'organizzazione del lavoro attraverso la flessibilità oraria, gli orari settimanali, lavoro agile, telelavoro, smart working, come strumenti per favorire un riequilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro e non strumenti che corrispondono solo alla logica aziendale o all'idea di concessione a fronte di un bisogno. Oggi, lo garantisco, chi si siede a un tavolo di trattativa è chiamato a svolgere un compito molto gravoso, ma che comunque è necessario: affiancare ai tradizionali strumenti di lavoro e all'indispensabile tutela dei diritti conquistati un pensiero e una modalità di azione nuova, ai quali non corrispondono sempre soluzioni predefinite. La frammentazione del lavoro e dei luoghi di lavoro, il continuo emergere di nuovi bisogni sociali e individuali, la velocità delle dinamiche socio-economiche sono tutti quanti elementi che mettono alla prova il potere negoziale delle nostre organizzazioni. Tuttavia, il nostro ruolo nella contrattazione rimane fondamentale e indispensabile nel superamento delle discriminazioni esistenti. Contrattazione e politiche di genere rappresentano un binomio importante e possono reciprocamente rafforzarsi. La contrattazione può arricchirsi affrontando un tema così rilevante per il benessere quotidiano dei lavoratori e delle lavoratrici, poiché la parità di genere è un atto civile e un'evoluzione politica. Grazie a tutti. Ci ha fatto per recuperare un po' di tempo. Allora, adesso c'è Sandra Bellisario, che Sondra. Bellisario, che doveva essere in compagnia con il gruppo giovani Fabio Bongiovanni, che per non è potuto essere. Io parlo al plurale. Quindi noi facciamo la donna, lei fa da sola la donna e il lavoro. Ok. Grazie. Buongiorno a tutti, ovviamente ci deve essere il mio collega, ci sono solo io. Lavoriamo in simbiosi, sempre attenti alle problematiche delle lavoratrici in azienda e possibilmente alla risoluzione delle stesse. Stiamo assistendo allo scenario di tante rivoluzioni in ambito lavorativo. Lottiamo per migliorare il contesto dei lavoratori, parliamo di dignità, benessere e non dimentichiamo la posizione della donna. Perché se da un lato vi è un contesto socio-economico che presuppone sempre di più la necessità di un doppio reddito per far fronte alle spese familiari, dall'altro spesso le donne non hanno la possibilità di conciliare lavoro e vita domestica. A tutto questo si aggiunge che ancora oggi noi donne ci troviamo a superare gli elementi che ostacolano le pari opportunità relative al genere, perché costrette tra il sogno di costruire una famiglia e il desiderio di fare carriera. Oggi in Italia la situazione del lavoro femminile è fortemente connessa a quella familiare, quindi dovremmo sensibilizzare gli enti pubblici, le organizzazioni no profit e le aziende. Molti stereotipi sono stati abbattuti, però restano tanti problemi da risolvere. Non è possibile che in una società civile ancora oggi si parla di licenziamenti causa maternità. Le future mamme affrontano giornalmente grosse difficoltà nella crescita dei loro figli, in quanto non esistono strutture idonee. Facciamo un esempio: il problema a scuola viene gestito dalla lavoratrice con ore di permesso non retribuite, tali da consentire la collocazione del proprio figlio a casa o dai nonni se ci sono e quando sono disponibili. Bisogna dire che esistono alcune aziende più attente a queste problematiche, che in ogni sede di lavoro hanno dedicato un ambiente dove potersi appoggiare in caso di allattamento, problemi scolastici, tipo permessi, scioperi, assemblee. Dobbiamo spendere una lancia nel dire che qualcosina, ma proprio ina, è stata fatta. Abbiamo ottenuto 2 ore di permesso nella ricorrenza della festa della mamma e altre 2 ore il primo giorno di scuola per l'ingresso dei nostri figli. Ma è troppo poco. Il tutto richiede tanto lavoro, a nostro dire anche sensibilizzare la famiglia, promuovere maggiore partecipazione dei padri nella cura dei propri figli. La lotta per ottenere più diritti come Flying CISL è in continuo progresso. Grazie. Grazie.
grazie. Allora, Anna Canino Anteas, lavoratrici over 50, carichi di cura e conciliazione, famiglia e lavoro. Buonasera a tutti, sono Anna Canino dell'Anteas di Catanzaro e ringrazio la platea e il tavolo della presidenza. Lavoratrici over 50. Nell'età più avanzata si evidenzia il risultato di tutto ciò che è successo nel corso degli anni. Oggi le donne, dopo i 50 anni, vedono ancora più acuito il tema dei carichi di cura che grava su di loro. Ciò è dovuto non solo alla scarsità di incentivi del sistema pubblico e delle aziende, ma anche alla scarsa condivisione tra uomini e donne. Nel nostro paese, infatti, ancora c'è l'idea tradizionalista che questi carichi siano la prerogativa nettamente femminile. Questo è un ostacolo anche per l'occupazione femminile, ostacolo che però in altri paesi è già stato sorpassato. Quella delle over 50 è stata definita una generazione sandwich o della donna equilibrista. Perché? Perché da una parte c'è la cura dei genitori anziani, visto l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'aspettativa di vita. Dall'altra parte c'è la pressione del lavoro fuori casa, quindi dell'impegno professionale e dell'impegno della responsabilità legati alla cura della famiglia, dei figli e dei nipoti. Tutto ciò, nonostante la nostra Costituzione dice all'articolo 117 la determinazione di livelli essenziali per i diritti sociali, nei fatti il livello centrale non ha investito nello sviluppo dei servizi, per cui non c'è un impegno dal centro attraverso ad esempio l'adozione di piani nazionali finalizzati al sostegno degli enti locali, nell'area che riguarda i servizi alla persona e alla famiglia. Col risultato che nel nostro paese la spesa dei comuni per le funzioni sociali è una spesa che rappresenta appena lo 0,46 del PIL, per cui le famiglie non possono contare su una rete di servizi sociali che possa snellire il loro impegno, il loro lavoro. In assenza di sistemi welfare e di supporti psicologici, soprattutto nella nostra realtà del sud, non è semplice, per cui bisogna spingere politicamente con la contrattazione femminile a creare tutto ciò che serve ad aiutare le donne fulcro di questa società. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie. Maria Carbone, FIT, donne, lavoro e contrattazione. Allora, buonasera a tutti, ringrazio prima di tutto al tavolo della presidenza e tutti quelli che sono intervenuti a questa assemblea che ritengo veramente interessante. L'ordine del giorno, visto il percorso analisi, è proposto sui temi legati al ruolo della donna nel mondo del lavoro e criticità quotidiane da affrontare sui luoghi di lavoro. Penso che le imprese hanno motivi più che validi per ritenere che un dipendente più felice sia anche un dipendente più produttivo. A tal fine hanno uno strumento molto importante, cioè la possibilità di attuare dei piani di welfare, ossia di benessere aziendale, al fine di favorire il miglioramento e l'ottimizzazione del clima di lavoro e la soddisfazione dei lavoratori. E se i lavoratori sono soddisfatti e vivono in un clima lavorativo piacevole, va da sé che si riduce il turnover dei dipendenti. Tra i servizi svolti volti a migliorare la qualità lavorativa e di vita del lavoratore ci sono i servizi alla persona, i servizi alla famiglia e le agevolazioni economiche. E quelli più richiesti dalle donne lavoratrici, soprattutto nei grandi gruppi aziendali, io faccio parte dell'ANAS, sono i servizi dedicati alla famiglia. E in particolare ho notato che c'è una grande richiesta dell'apertura di asili nido aziendali. La gestione familiare per una donna lavoratrice e mamma sta diventando sempre di più un problema
per la conciliazione naturalmente tra i tempi che sono sempre più ristretti. Ciò che viene richiesto con grande insistenza è la possibilità di poter lavorare e avere contemporaneamente tempo per seguire la famiglia e soprattutto i figli. In questo le aziende devono venire incontro alle lavoratrici cercando soluzioni adeguate. Quindi, come dicevo prima, una delle soluzioni sarebbe quella di ripristinare o riaprire gli asili nido, aprire asili nido aziendali, o addirittura asili nido condivisi fra varie aziende in maniera tale da ottimizzare i costi. Altra soluzione, naturalmente, come ho sentito parlare molte di noi, è quella dello smart working, di cui ultimamente si sente parlare molto, e coinvolgerebbe in maniera diretta anche i papà, questo naturalmente nell'ambito della parità di genere. Bisogna investire nella conciliazione lavoro-famiglia e i protagonisti sono donne e uomini insieme. L'obiettivo comunque è facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne mamme e la loro carriera, senza pregiudizi di genere. Infatti, dalle ultime ricerche si diventa madri sempre più tardi e molte rinunciano alla carriera, o peggio, non vengono proprio considerate dal datore di lavoro per una carriera professionale adeguata. E quando si trovano a scegliere tra lavoro e impegni familiari, giustamente tendono a seguire gli impegni familiari. C'è ancora molta strada da fare per far sì che le donne, ma anche gli uomini, possano iniziare un progetto di famiglia senza dover rinunciare a nulla e sentendosi tutelati e rispettati pienamente. E per questo abbiamo uno strumento fortissimo, cioè la contrattazione a tutti i livelli, nazionale, regionale e di azienda. E noi sindacalisti e sindacaliste tutti insieme dobbiamo lavorare su questa strada per ottenere maggiori risultati, sempre più forti. Ringrazio tutti. Allora, Ionela Constantin Anolf, la mia esperienza in Italia. Buonasera a tutti, sono Ionela Constantin, iscritta Anolf regionale. Vengo dalla Romania, sono in Italia più di 12 anni. La mia esperienza è stata sempre una positiva, ho trovato tanto rispetto, amore e sono stata talmente tanto apprezzata. Ho avuto solo esperienze positive. Ho lavorato all'inizio come badante, dopo quale ho lavorato come mediatore socioculturale per un'associazione per i migranti. Nel mio percorso come mediatore socioculturale ho conosciuto donne straniere, donne senza difesa, donne che sono state stuprate dal datore di lavoro, donne che hanno lavorato tanto ma non sono state pagate, quindi tante problemi. Quindi prima, data un approfitto che siamo in tanti, prima di esserci razzisti, voglio che pensate quanti sacrifici facciamo per venire qua, lasciamo i ricordi, lasciamo la famiglia, quando andiamo in Romania le mamme li troviamo tutti anziani, tutti cambiano, lasciamo i figli, quindi i figli nemmeno ci conoscono più, quindi si fanno tanti sacrifici, quindi razzisti non c'è proprio bisogno di esserci razzisti. Che sono qua per magari in un futuro si può magari con questa collaborazione con voi si può aprire anche un sportello, io vengo da Schiavonea, si può aprire anche un sportello magari per dare un aiuto a queste donne, ci sono tante donne arabe, donne rumene, tanti stranieri diciamo in generale, no? Quindi ringrazio a tutti, ringrazio questa opportunità, mi avete dato questa opportunità, no, per venire qua, non ho mai parlato avanti a tutta questa gente, no? Sono un po' emozionata. Quindi speriamo che questa collaborazione fra ANOLF regionale, coordinamento regionale CIS, le donne, potrà migliorare la vita delle straniere in generale. Grazie a tutti. Adesso c'è Teresa Assunta Massico della FILCA. La sua relazione ha il titolo La donna nel settore delle costruzioni, però a me ha colpito anche il sottotitolo che mi ha dato Mauro Venuleo e che mi fa piacere
dirlo, ci sono anch'io. Non è uno slogan, ma potrebbe diventarlo. No, se voi state zitti, quello arriva. Da qualche anno anche nel settore delle costruzioni la PCC sta svolgendo un ruolo attivo e fondamentale, volto a favorire l'ingresso delle donne nel nostro settore, rivolgendo l'attenzione soprattutto verso la tecnologia e l'innovazione. Nonostante i continui progressi fatti negli ultimi anni, l'uguaglianza tra donne e uomini nei luoghi di lavoro continua ad essere un problema ancora molto forte. Fondamentale per noi della PICA per una crescita integrativa e un'inclusione più concreta della donna sono l'istruzione e la formazione professionale, che rappresentano uno strumento indispensabile per il raggiungimento di questo. Nel settore delle costruzioni la presenza delle donne è circa del 1%. Per poter aumentare tale percentuale occorre superare le barriere culturali e attirare l'attenzione delle donne, enfatizzando quelle attività con le maggiori possibilità di ottenere un effettivo inserimento nel mercato del lavoro. Occorrono formare i formatori per ottenere il riconoscimento delle competenze di genere acquisite e renderle visibili il valore. Il nostro settore è dotato di un ente bilaterale per la formazione che diciamo fornendo. Come ricca nazionale stiamo cercando di mettere in pratica tutto ciò che può servire per ottenere completamente la parità di genere. Sono state definite insieme a Filea CGL e FNAGIL due piattaforme rinnovative, secondo il rinnovo del contratto collettivo nazionale legno e del contratto collettivo nazionale per i settori industriali dei materiali da costruzione. Con queste piattaforme il sindacato, unitariamente, sta cercando di dare risposte positive rispetto alla presenza della donna nel nostro settore. Oltre alla formazione di cui abbiamo già parlato, perché speriamo lo strumento indispensabile, tra le nostre proposte c'è inoltre la costituzione a livello nazionale di una commissione paritetica, formata da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti dell'associazione datoriale, per il superamento della discriminazione. La Commissione dovrà verificare la piena applicazione nei settori di riferimento delle norme antidiscriminatorie. La Commissione quindi dovrà analizzare i gap salariali tra i generi a parità di mansioni, gli inquadramenti professionali, composizioni degli organici aziendali, le pari opportunità nei percorsi di crescita professionale e della partecipazione della formazione aziendale, equilibri di genere negli organici aziendali. La Commissione inoltre dovrà analizzare tutte le segnalazioni di molestie sessuali e mobbing e l'utilizzo dei congedi di maternità e di paternità. In tale attività la Commissione dovrà presentare una relazione annuale che verrà messa a disposizione sui siti web delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Inoltre, in caso di gravidanza sul serio, si chiede di integrare il riconoscimento economico previsto dalla legge fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza per congedo parentale. A rientro al lavoro dai periodi di maternità e paternità sarà concessa, su richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, per un tempo temporale concordato, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno al rapporto di lavoro part-time. Oltre a questo, chiediamo di riconoscere una contribuzione al fondo previdenza complementare ASPRO, calcolata come media delle contribuzioni maturate nel corso degli ultimi 12 mesi lavorativi, durante tutto il periodo di assenzione. Infine, abbiamo chiesto la certificazione di gender equality, che sarà riconosciuto ogni anno alle aziende che promuoveranno politiche concrete e significative di pari opportunità tra generi, atte ad un reale e concreto superamento delle discriminazioni di genere. Vi ringrazio. Allora, Patrizia Moro, FIM, donne, consapevolezza di un'identità. Brava Patrizia. Grazie. Buon
Buonasera a tutti. Allora, durante le celebrazioni della Giornata Internazionale delle Donne dell'8 marzo del 2000, il segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, disse: per generazioni le donne hanno lavorato come portatrici di pace, sia nelle loro famiglie che nella loro società. Hanno fornito gli strumenti per la costituzione di ponti piuttosto che di muri. Ancora oggi questa sua affermazione ci impone di chiederci se abbiamo costruito, o anche solo tentato di costruire, un piccolo ponte di comunicazione con ogni uomo e con ogni donna che abbiamo incontrato, per evitare di innalzare muri fatti di incomprensioni e di irragionevoli chiusure. Abbiamo contribuito a rendere più piccolo questo mare di indifferenza e di assurda chiusura verso l'universo femminile? Il processo di emancipazione femminile, inteso come completo riconoscimento dell'identità femminile, è tutt'altro che completato. Nel sud d'Italia, poi, tarda ad affermarsi, ed in tanti contesti è appena agli albori. Tanto più agli albori quanto più questi contesti sono inviluppati, depressi o in sofferenza. Esso è tanto più marginale quanto minore è la presenza femminile nel mondo del lavoro e quanto meno tale presenza è qualificata e come tale riconosciuta. Le persone vengono identificate per il lavoro che svolgono e non per quello che in realtà sono, quindi mi faccio a Margherita. Quando chiediamo a qualcuno di presentarsi o di presentare un'altra persona, ci viene detto come prima cosa qual è il suo lavoro, il ruolo che lo identifica nella vita pubblica. Come se l'intero meraviglioso mondo che è ogni individuo possa essere spiegato con una singola e sterile parola, tralasciando quello che è l'aspetto più importante e profondo di ogni essere umano: la creatività, la forza morale, i valori, i desideri, ovvero l'intera identità personale e sociale. È il ruolo che occupiamo nelle società che più qualifica agli occhi della maggior parte di noi, e se si è donne, tale ruolo assume aspetti di marginalità, come ogni più aggiornata statistica dimostra crudelmente. È il ruolo che occupiamo nella società. Negli ultimi anni, la mentalità dominante ha in parte ceduto il passo a processi di apertura e mediazione, ma la realizzazione di quelle condizioni di vita garantite alla donna dalla Costituzione della nostra Repubblica, di avere cioè pari dignità sociale ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, è ancora lontana. Due sono gli elementi fondamentali che consentono alla donna di emergere dall'invisibilità in cui ha dimorato senza aspettative per secoli. L'uno è quasi sempre propedeutico all'altro: la scolarizzazione ed il lavoro. Entrambi questi elementi rappresentano per le donne in genere e per quelle del sud in modo particolare fattori di affermazione sociale. Se, come detto, l'inserimento nel mondo del lavoro è fondamentale per il processo di affermazione delle donne e se è più facile trovare lavoro se si è più istruite, tale processo dovrebbe subire ulteriori impulsi in un meridione che oggi fa registrare percentuali di scolarizzazione femminili in incremento, superiori a quelle relative alla scolarizzazione maschile. Negli ultimi anni è aumentato il desiderio delle donne di realizzarsi, tanto professionalmente quanto privatamente. Anzi, in alcune realtà è proprio la serenità scaturita dalla realizzazione professionale che sembra dare gli stimoli per una profonda ricerca della propria identità. Acquisiti i mezzi cognitivi ed economici che rendono possibile tale affermazione, le donne devono poter contare sulla trasformazione del modello maschile per continuità di intenti e concretamente nella compartecipazione nel lavoro di cura della famiglia, nell'equa distribuzione dei poteri all'interno e all'esterno del nucleo familiare. Insomma, perché si possa effettivamente parlare di affermazione del genere femminile in termini di identità e di libertà private e pubbliche, la donna dovrà fare la sua parte non meno dell'uomo, il quale parteciperà a questa rivoluzione del pensiero solo quando avrà ammesso l'esistenza di una profonda
disuguaglianza di genere e la necessità di superarla. L'analisi dell'universo femminile ci dimostra come le situazioni possono avere una diversa prospettiva quando si pone una differenza in termini di strumenti culturali disponibili e ancora di più di categorie professionali. I dati statistici ci dicono che il numero delle donne impegnate in attività professionali che in passato hanno visto una presenza quasi esclusivamente maschile è in aumento. La domanda che appare necessario porsi è se l'ingresso delle donne in tali professioni rappresenti un progressivo riassorbimento delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. L'aumento della presenza femminile, sempre stando ai dati statistici, non riguarda nelle stesse proporzioni tutte le professioni. Per due ordini di motivi. Per la comprensibile tendenza delle donne a dirigersi verso quelle professioni maggiormente compatibili con gli obblighi familiari e per il persistere in alcuni ambiti di meccanismi di accesso penalizzanti per le donne. Che in Italia la situazione occupazionale non sia felice è un dato di fatto, ma che al centro-sud rispetto al sud sia più facile trovare un lavoro magari non equamente retribuito è altrettanto vero. Se poi si tratta di donne poco istruite, è ancora più difficile entrare nel mondo del lavoro. Vero è che le donne del nord, pur poco scolarizzate, perché è vero, sono meno scolarizzate di noi del sud, no? Sono, diciamo, incentivate da una diversa presenza industriale. Ma anche lì la situazione non è idilliaca. In Germania abbiamo visto che le donne sono retribuite in termini percentuali il 21% in meno rispetto agli uomini. Insomma, un mercato del lavoro quasi completamente privo di industrie che si affida all'agricoltura, già in netta difficoltà, e al terziario, già abbastanza saturo su tutto il territorio, regola non solo il mondo del lavoro, ma profondamente le emancipazioni delle giovani donne, costrette, quando ne hanno la forza, ad emigrare. Le donne sono abituate al doppio e a volte anche al triplo ruolo che devono rivestire, lavoratrici, mogli, madri. Laura Balbo nel 78 scriveva: le donne che lavorano, secondo le studiose della doppia presenza, sono in grado di abitare mondi differenti, governati da registri e da tempi diversi, quelli della produzione e quelli dell'affettività. La capacità di entrare ed uscire da questi mondi diversi consente loro di sviluppare un patrimonio di competenze diversificate, una grande flessibilità e un tessuto di relazioni che tiene insieme e connette dimensioni diverse della società. La pratica della doppia presenza dunque contribuisce alla strutturazione dell'identificazione della donna, che attraverso la consapevolezza dei ruoli riveste. Attraverso la doppia presenza la donna ha abbattuto ideologicamente le mura della propria casa, doppia presenza che però non può rappresentare un punto d'arrivo, ma un traguardo raggiunto, il quale però deve essere un momento di transito per aspirare non già ad una quota dei diritti acquisiti dal mondo maschile, bensì per esprimere pienamente le proprie potenzialità e far valere i propri diritti. È necessario che le donne operino in coerenza con le proprie libere scelte. Dobbiamo essere coraggiose, determinate, consapevoli. Nutrire rispetto delle sane tradizioni della nostra terra senza tollerare che ciò finisca per relegare il nostro ruolo ai margini del vivere sociale. L'attenzione e la considerazione delle donne ci è data solo dopo aver completato il percorso che porta alla nostra identificazione. Il pieno riconoscimento e la più totale valorizzazione delle competenze femminili sono i fini per i quali dobbiamo lavorare. Viva le donne, viva la città. Sono rimasti gli ultimi tre interventi e poi conclude il segretario generale. Roberta Ruffa, Adiconsum. Infatti io ho chiesto gap salariale e tassa rosa. Pure per vederlo sorridere a Michela che ce l'ha. Rappresentante femminile, no? Eh sì. Buonasera a tutti.
Allora, io non ho mai condiviso l'affermazione secondo la quale siamo tutti persone, spesso utilizzata per conciliare giuntamente e non affrontare mai l'inevitabile conflitto tra i due generi. Secondo questa visione, il definirci così, persone, basterebbe per situarci nel mondo in modo automatico e indolore senza discriminazioni. Essere persone non basta per essere degne di memoria, diritti, cittadinanza e libertà. Questo intervento è dunque una lettera la cui trama si snoda attraverso un filo lieve ma saldo, legato a parole importanti del quotidiano e del politico, interrogato per comunicare un'urgenza, altrettanto politica e personale. Le donne guadagnano meno degli uomini, si chiama gender pay gap o differenziale salariale di genere, e qualunque sia l'indagine presa a riferimento, i dati mostrano che ad oggi non esiste paese al mondo in cui sia stato eliminato. La differenza di paga oraria è però un dato statistico che racchiude in sé un quadro complesso. Ci dice che la popolazione maschile e quella femminile guadagnano in media cifre diverse, partecipano al mondo del lavoro in modi diversi e vengono trattate in maniera diversa. C'è poi un problema di ore lavorate. Le italiane ne fanno mediamente di meno perché su loro grava tutto il peso del welfare che non c'è. Insomma, se c'è da accudire un bambino, un anziano, un malato, chi lo fa è una donna, mentre il suo compagno va a lavorare. Le più frequenti interruzioni lavorative fanno sì che le donne guadagnino di meno, versino meno contributi e alla fine abbiano pensioni più basse. Ma cosa possono fare le aziende per facilitare un'inclusione naturale e consapevole delle donne? La risposta può essere facilmente riscontrata nel quadro dell'esperienza dell'Associazione Valore D, la prima associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda. Nata nel 2009 dallo sforzo comune di 12 aziende virtuose, quali Johnson & Johnson, Enel, IKEA, Intesa San Paolo, Luxottica, Unicredit e Vodafone, e che ha l'obiettivo di promuovere l'equilibrio di genere, il talento e la leadership femminile per la crescita delle aziende e del paese. Con Valore D, alle donne delle aziende associate vengono offerti corsi mirati a sviluppare l'autostima, a trovare nuovi modelli di leadership, a imparare a fare rete e molte altre competenze a sostegno della crescita del talento femminile. Cogliere opportunità significa supportare le aziende nel gestire al meglio il proprio capitale femminile, nel dar loro esempi e strumenti per rendere la diversità di genere un fattore competitivo. Valore D si è impegnato da qualche anno nella formazione di donne leader attraverso corsi di alta formazione per consentire a un numero sempre maggiore di donne di ricoprire incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione. Oltre al divario salariale, dunque, esiste una tassa che costringe la metà della società che già riceve ingiustamente una retribuzione inferiore a pagare di più per i suoi acquisti. Parlo di tassa rosa, che è intesa come una maggiorazione di prezzo sui prodotti destinati alle donne, decisa da chi vende quei prodotti, spesso praticamente identici ai corrispettivi maschili. Non è quindi una vera tassa, ma una tassa in senso metaforico, basata su uno stereotipo di genere. Qualche esempio, vi siete mai accorti che ad esempio gli shampoo e balsami destinati ad un pubblico femminile costano in media il 48% di più rispetto a quelli diretti ad una clientela femminile? Per fare un esempio, abbiamo anche come Adiconsum, come associazione consumatori, abbiamo più o meno monitorato i prezzi e ad esempio il bagno schiuma Dove Men costa 2,80 euro, mentre la versione seta preziosa femminile è 3,19 euro. Le lamente le lamette usa e getta per uomo Gillette costano 2,50 euro, una confezione da 4. Quelle da donna, Venus, Gillette, 3,07 euro. La verità è che quindi tutta una serie di beni e di servizi che le donne sono per varie ragioni anche obbligate ad acquistare, come i prodotti per la cura personale, gli accessori, i prodotti per la casa d'abbigliamento, costano in media molto di più rispetto a quelli destinati ad un pubblico maschile. Invece l'IVA è una vera e propria tassa, e questa è la cosa più rilevante in questo senso, che viene imposta dal governo sui beni di consumo e viene stabilito dalla legge. Basti sapere che i prodotti di prima necessità hanno una tassazione agevolata al 4%, tutti gli altri sono tassati al 22%. La situazione è talmente paradossale che persino un prodotto palesemente indispensabile all'igiene personale della donna vengono praticamente solo nel nostro paese trattati in modo penalizzante, perché
questi prodotti sono passati con un'aliquota al 22% perché sono considerati beni di lusso e quindi non indispensabili, mentre invece i rasoi da uomo sono assolutamente un bene di prima necessità e giustamente sono gravati da un'IVA ridotta al 4% come il pane e come il latte. Pazzesco se si pensa che in molti paesi questa tassa è stata completamente eliminata e sembrerà strano, ma il Kenya è stato il primo ad abolirla completamente, quindi per tutti quelli che pensano che magari noi siamo molto più avanti in queste culture, non è così, siamo molto indietro ancora. Questa tassa è stata abolita da Canada, dall'India, da molti stati americani. L'Europa è drammaticamente indietro su questo tema, ma molti stati sono impegnati a ridurre perlomeno la tassazione, come la Francia, l'Inghilterra, il Belgio e l'Olanda. In Francia le donne sono scese in piazza per protestare contro questa tassa spudoratamente sessista, ottenendo di fatto un abbassamento dell'IVA dal 20% al 5,5%. Ovviamente il consiglio che dà sempre Adiconsum è quello di utilizzare un comparatore di prezzi prima di procedere agli acquisti e di effettuare ogni spesa e monitorare, occorre, perché è importante acquisire conoscenza e consapevolezza. La verità rende libera e la coscienza di sé è un guadagno straordinario e prezioso, ma è necessario spiegare alle generazioni successive che la libertà sfruttata dalla consapevolezza di sé ha dei costi e un prezzo, alto sempre come ogni cosa preziosa. Parlare è importante per aprire un varco, un percorso, per cominciare a capire come rimediare, perché come affermò Teresa Mattei, costituente, le donne guardano lontano ma sempre al loro livello e questo vuol dire democrazia, vuol dire pace, vuol dire concretezza della vita. Cioè, volevo dire, abbiamo un poco tutte quante parlato, non è stata mancata di peso nei suoi confronti e che ci siamo messi a fare alcuni calcoli tutte quante, no? È effettivamente vero. C'è una discriminazione anche perché prende il volontario sociale. Culturale. Roberta, hai fatto lo metteremo come nello strumento di lavoro che poi spiegherà segretario generale. Magari quando si va a fare la spesa monitoriamo. Ma i rasoi avessero il 4% io. È un bene di prima necessità. Allora, Maria Cristina Spadafora, triste, sarò velocissima, è un penultimo intervento, non vede l'ora di farmi parlare, bravo. Allora, buonasera a tutti, ricomponiamoci con le mie... Sarò veloce, ve l'ho promessa. Allora, buonasera a tutti, sono Cristina Spadafora, componente di segreteria Fisher CISL. Sono una donna inserita nel mondo del lavoro, nel customer care, esattamente quello che noi rappresentiamo, e non è una vita semplice il lavorare nel call center, sarebbe per in gergo il customer care, che è diventato adesso un lavoro non più il lavoro di trampolino di lancio per ti divide dallo studio, no? Sì. Mentre studi, poi lavori, ti guadagni qualcosa e poi dopo ti rimetti a fare quello per la quale hai studiato. No, è un lavoro a tutti gli effetti, si costruiscono famiglie, ci sono donne che lavorano, ci sono mamme e non è semplice. Ho voluto fare questa precisazione, io intendo la vita nel customer care una corsa di ostacoli, perché l'altra volta ho visto una vignetta che gira sul web che avrei voluto portare, ma che in realtà non ho avuto il tempo, magari poi ve la mando, dove una ragazza ha disegnato esattamente come la vita nostra lavorativa, una ragazza che lavora nei call center, dove c'è un uomo
che deve correre su una pista, insomma, di atletica, con la pista libera, e c'è una donna che alla stessa maniera deve partire, quindi in zona partenza, dove c'è il datore di lavoro, i figli, lavatrici, e quindi, cioè, io non sono contro gli uomini, ci mancherebbe altro, sono una contemporanea, però almeno le pari opportunità, se dobbiamo correre, corriamo tutti con gli ostacoli oppure tutti senza ostacoli. Quindi nel mio mondo è proprio così, è proprio, nel mio è proprio così. Abbiamo cercato, e la, noi, bellissimo questo video, è bellissimo e vorrei mandarvelo, sì, perché sì, è una cosa fatta proprio da una lavoratrice nel nostro settore. E ora presento il comparto delle telecomunicazioni, dove solo la filiera ha il 30% di donne, ma il customer care, che è il comparto delle telecomunicazioni, ne rappresenta il 70%. Quindi non è un comparto di lavoro dove le donne non ci sono, ce ne sono e ce ne sono veramente tante. Ed è difficile trovare delle soluzioni anche per le donne, perché essendo così tante le politiche che noi possiamo fare, le agevolazioni, dipende, dobbiamo rispettare alcuni parecchi. In alcune aziende, devo dire la verità, siamo riusciti a fare delle cose importanti, tipo dei permessi mamma e papà, che ti danno la possibilità, se devi accompagnare il bambino a scuola, di entrare più tardi e recuperare nell'orario di lavoro il giorno dopo oppure nei giorni successivi, oppure una matrice mamma sarebbe praticamente un orario fisso, cioè un turno fisso dove le mamme riescono a conciliare sia la famiglia che il lavoro, ma non si può fare in tutte le aziende perché dipende anche dalle urgenze che ci stanno. Diciamo che nel mio settore riesci ad affermarti, e non è semplice, però ce la fai. La maggior parte delle team leader, il termine che si usa nei call center, significa una persona che traina un gruppo, sono la maggior parte donne, ed è una cosa bellissima perché è una figura che traina un gruppo di persone che ti deve ascoltare, che ti segue, e che se non hai empatia non raggiungi gli obiettivi. Essendo un lavoro d'obiettivi il nostro, se il TL va bene l'attività. Se il TL, e i dati dicono che la maggior parte dei team leader sono donne, seguiti da uomini, cioè quindi la squadra è composta da uomini. Il problema diventa quando vai, cerchi di realizzarti anche come donna e quindi vuoi un figlio, no? Arriva la maternità, si costruiscono le mamme, sono tante le mamme presenti nel nostro comparto, ed è successo a me ed è successo ad altre colleghe che magari rientrando dalla maternità non ricoprivo più il ruolo che ricoprivo prima. Sicuramente non sono stata declassata perché contrattualmente non si poteva fare, però sono stata messa in un reparto un po' più meno rischioso, meno ambizioso. E le donne non lavorano solo per portare lo stipendio a casa, le donne lavorano perché sono ambiziose, perché sono dei cervelli pensanti, no? Perché arrivano da qualche parte. Se gli tagli le ali, anche se lo stipendio è lo stesso, che ben venga, però ti senti un po' messa da parte, perché per un uomo, cioè il mio posto l'ho preso un uomo, semplicemente le spiegazioni erano semplici. Lui ci dà una disponibilità maggiore a livello di ore massacranti. Lui, se tu lavori per 4 ore perché allatti, mentre lui riesce ad essere disponibile sempre, e non importa se il tuo ruolo non lo sa fare, lo imparerà, magari gli dai anche un suggerimento così si accelera il meccanismo. È successo a me all'epoca, successe ultimamente ad altre mie colleghe, però voglio dire, tutto sommato stiamo cercando di fare delle cose per le donne, bisogna fare molto nel nostro settore ancora di più, però sono dell'opinione che ancora abbiamo un faro puntato, ancora siamo monitorati solo perché siamo delle lavoratrici, e questo discorso non vale solo per le mamme, vale anche per le mie colleghe che non sono ancora madri o che magari per volere o per sfortuna non riescono ad essere, ma che sono delle persone in gamba, delle lavoratrici meritevoli, e che devono essere messi alla pari con il sesso maschile, quindi siamo uguali e lavoriamo alla stessa maniera. Grazie. Grazie Maria Cristina, ci ha fatto conoscere un altro mondo che è quello attuale, perché adesso si lavora quasi... Allora, Valeria Tolone, che è l'ultimo intervento, quindi chiude il CAF. Donne e lavoro, la sfida che non conosce tempo. Buonasera a tutti. Il mio intervento oggi vuole essere semplicemente una riflessione che condivido con voi su quella che è il ruolo della donna nel mondo del lavoro, ma soprattutto sulle criticità.
novità che incontriamo in merito. E lo voglio fare principalmente raccontandovi due situazioni concrete, e lo faccio in maniera abbastanza informale. La prima storia è la storia di una ragazza, di una mia amica, che praticamente è madre per la seconda volta, lavora da tanto tempo presso un'azienda, al rientro dalla maternità chiede al datore di lavoro di essere inserita in una struttura vicina al proprio posto di residenza proprio per essere agevolata nella gestione della famiglia. In tale circostanza il datore di lavoro la trasferisce proprio nella struttura più lontana rispetto al posto di residenza e di conseguenza la spinge alle dimissioni. Quindi questo l'ho voluto raccontare perché è uno di quei casi in cui la donna ottiene un posto di lavoro però poi è costretta a perderlo e ad abbandonarlo proprio perché non riesce a conciliare vita privata con vita lavorativa. E quindi rientra in quel 30%, no? Perché la stima si aggira intorno al 30%, in quel 30% di casi appunto di donne che sono costrette ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Il secondo caso è anche il caso di una persona che conosco che durante una conversazione amichevole mi dice: Valeria, sono sposata da tanti anni, però sto aspettando la maternità, perché? Perché ho un contratto a termine. Temo che comunque la maternità possa ostacolare il rinnovo contrattuale, quindi mi sentirei più sicura nell'affrontare la maternità quando ho un contratto a tempo indeterminato. Quindi la cosa che mi ha più colpita durante questa conversazione è stata proprio la sua paura a realizzare il suo progetto di vita, che non è sicuramente una cosa bella. Io in realtà sono mamma da poco e quindi questo aspetto... Questo aspetto lo vivo con maggiore peso, con maggiore ansia, esatto. Quindi troppe donne giovani lavoratrici oggi pensano che la maternità sia un'alternativa al mantenimento del posto di lavoro, un'alternativa alla propria crescita professionale. Perché questo? Perché viviamo in una società miope, ipocrita, che pensa che le scelte di maternità siano delle scelte praticamente personali della singola coppia, ma in realtà sono scelte che devono essere intese come dei mattoncini che fanno crescere la competitività del paese, il futuro del paese. Quindi il riconoscimento della maternità non deve essere un affare privato, non deve essere visto come un affare privato, ma come una funzione sociale che deve essere tutelata, perché la donna, lavorando, contribuisce all'economia del proprio paese. Secondo sempre delle stime, ogni 100 donne che lavorano, che trovano un lavoro, se ne creano altri 15 posti di lavoro in servizi. E quindi non possiamo comunque stare fermi. È necessario che le istituzioni intervengano, ma intervengano in maniera efficace. È necessario che comunque si cambi la rotta culturale, perché è anche una forma culturale sbagliata della nostra società, e quindi è necessario che si creino delle vere pari opportunità e non delle false neutralità di genere, che poi non sono altro che delle false discriminazioni sostanziali. È del 1977, se non ricordo male, la prima legge sulle pari opportunità che appunto vietava ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro in termini di mansioni e di qualifica, di aggiornamento professionale. Però mi sembra quasi no di essere fermi al 1977, le cose si pensa che si è arrivati ad una parità di genere, ma in realtà non è per niente così se poi ci caliamo nella realtà dei fatti. Il quadro quindi non è sicuramente bello, ma io sono convinta, no? Voglio essere positiva, sono convinta che ce la si possa fare. Momenti di riflessione come quelli di oggi sicuramente aiutano ad accendere i riflettori su quello che è un argomento delicato. E voglio ringraziare a tal proposito Nausica Sbarra per il contributo che dà e quindi voglio insomma che questo sia un momento di riflessione e un momento che ci spinga a noi donne di non mollare e comunque di impegnarci. Con questo augurio interessante sono finiti gli interventi. Affidiamo la conclusione al segretario generale Tonino Russo.
bello bello, intanto veramente grazie. Il primo grazie lo voglio dedicare a voi, coraggiose che nonostante l'ora ma siete rimaste ancora in tante e numerose. Un ringraziamento affettuoso, sincero, lo voglio anche riservare alle federazioni, ai segretari generali di federazione, insieme alle coordinatrici dei territori, hanno fatto sì che oggi abbiamo fatto questa bellissima prima assemblea e l'abbiamo preferito farla qua in casa nostra. E quindi c'è un lavoro dietro, c'è un lavoro e si vede, abbiamo avuto modo di ascoltarlo, ed è un lavoro interessante che per un gruppo dirigente, quindi per la segreteria, per la mia segreteria che è qui presente e che ringrazio, insieme ai segretari generali dei territori che guidano i territori, che ringrazio anche loro, significa un impegno, una valutazione, una riflessione, un'analisi e credo poi sicuramente anche una proposta qual è il nostro ruolo. Un ringraziamento affettuoso, veramente i complimenti a Nausicaa, bellissimo lavoro. Quando è venuta questa idea, abbiamo un po' con Nausicaa commentato che facciamo, dove la facciamo, che vogliamo fare, un convegno, una cosa. Alla fine insieme è arrivato questo istinto, ma perché non cominciamo a parlare con le nostre donne, con le persone che noi rappresentiamo nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di porci in ascolto, per cui nessuna conclusione, non vi voglio assolutamente deludere perché, quindi ve la chiudo breve, non vi tedio più di tanto, perché è stato utile, non potevamo fare diversamente, proprio per dare spazio a tutta la rappresentanza che noi abbiamo nel mondo del lavoro e non solo, quindi anche in quello delle persone anziane, dei nostri servizi, dei giovani pensionati, quindi delle nostre associazioni. Abbiamo voluto, ecco, ascoltare tutti. Un complimento, perché poi Nausicaa è vulcanica, messa vicina a un altro vulcano esplosivo, quale Rosellina, quindi ne viene fuori poi questo risultato, quindi veramente i complimenti anche a Rosellina, che io nel gruppo ci trovo, ogni tanto compaio, però ecco, vi seguo e quindi vedo tutto l'incitamento, le sollecitazioni, i richiami, e quindi con Rosellina, che io conosco bene, già collaborava con me con l'organizzazione al territorio, credo che possiamo fare veramente un buon lavoro. Per cui vedete, questo di oggi è l'avvio di questo lavoro, cioè questo è, l'abbiamo proprio volutamente fare qui in casa, magari senza microfono, un po' arrangiato, con questa presidenza che è un pochettino, è da tempo che abbiamo programmato di abbassare un po', è nata così, storta, ma c'è l'idea comunque di sistemare. O alzate le sedie dietro. L'abbiamo voluto, le sedie sono arrivate lì, l'abbiamo veramente voluto fare qui in casa nostra. E quindi, oltre all'intero gruppo dirigente, vedo anche il presidente del CAF, Rosellinas, quindi saluto veramente tutti. Saluto con piacere anche Peppe, saluto Nando, saluto Stefania, quindi grazie anche per quindi Peppe Lupio del Siorto, Nausicaa l'ha detto nella relazione, si sta cercando di fare veramente un buon grande lavoro. E quindi, come vi dicevo, questo deve significare l'avvio di questo percorso, che noi pensiamo di arrivare ad una prima vera sintesi poi di questo lavoro che insieme dobbiamo fare, e bene anche le sollecitazioni di Rosellina, verso prima della pausa estiva, per andare ad una pubblicazione degli atti di questo lavoro. E quindi è un'indagine che, anziché affidarci alle indagini che fanno altri, che spesso poi falliscono, sono anche poco attendibili, poi su questo vi dirò qualcosa dopo, noi abbiamo la possibilità, noi siamo un'organizzazione, questa è l'organizzazione, noi abbiamo la possibilità e gli strumenti per andare a tastare noi direttamente nei luoghi di lavoro, nella carne viva delle persone, nei bisogni della gente, nelle comunità dove noi abbiamo una grande, straordinaria, qualificata rappresentanza, allora andiamola a prendere direttamente alle fonti nostre le notizie di cui abbiamo bisogno. Ed è per questo che ringrazio veramente ad una
tutte le coordinatrici, tutte le persone che sono intervenute. Prezioso lavoro per l'organizzazione. L'organizzazione ne deve saper veramente fare tesoro, ne deve tenere debito conto e vi ripeto, l'obiettivo di questa segreteria che è stata qui ed ha ascoltato vuole essere proprio quello poi di valorizzarlo, di portarlo a sintesi. Intanto lo vogliamo fare nei luoghi di lavoro insieme e noi veniamo laddove voi lo ritenete. Propongo ai segretari che sono qui presenti, i segretari territoriali, di ripeterla prima di questa data nei territori, proprio per andarle meglio ad approfondire, a valutare, a limare, e poi deve uscire fuori la proposta, perché noi la CISL è fatta così, l'analisi, la valutazione, però poi dobbiamo essere propositivi, con la filosofia non si va da nessuna parte. E allora ecco la proposta, poi lì sì, la faremo, magari in pompa magna troviamo una struttura, dobbiamo dare i veri numeri, dove diamo, quindi andiamo a dire che cosa abbiamo fatto, da dove abbiamo preso dei dati e cosa intendiamo fare per superare, diciamo, questi momenti di difficoltà. Nausicaa ha fatto una bellissima relazione, ricca di numeri, di dati, quindi già quella, ma tutte le relazioni, tutti gli interventi che si sono seguiti, ognuno ha portato la sua esperienza. E quindi quali sono gli strumenti? Io non vi voglio aggiungere dei dati, poi c'è qualcosa ve lo dico, perché in Calabria è un disastro, è un disastro. Noi per esempio, giusto, ma proprio per darvene qualcuno, no? La forza lavoro in Calabria, intanto le donne, in quei quasi 2 milioni di abitanti calabresi, le donne sono 1 milione e qualcosa, quindi 1 milione e 02.790, quindi è anche una maggioranza. Di questo milione passa, la forza lavoro è di 250.000 con 190 occupate e 60 in cerca di occupazione. Quindi di questo stiamo parlando. L'universo femminile che lavora in Calabria è questo. Di questo è 250, quindi 190 perché il resto non lavora, il 73% è a tempo determinato. Cioè è un disastro, e poi il 27% è a tempo indeterminato. I comparti abbiamo il 60% nei servizi, il 20% nel commercio e nella ristorazione, poi c'è l'agricoltura col 12%, l'industria col 1%, e abbiamo un 64% che è a tempo pieno e il resto è a part-time. Quindi precarietà su precarietà. È inutile che mi soffermo sul dato, lo diceva già Nausicaa, quindi abbiamo un calo demografico pauroso, non c'è il tempo e non ne vale la pena stasera soffermarci su questo, ma abbiamo anche analizzato il perché. Perché qui c'è, ormai abbiamo una popolazione che è fatta di persone anziane e di giovani fino a che li mandiamo a scuola, li acculturiamo con sacrifici, indebitiamo le famiglie e poi li prepariamo su piatto d'oro e su piatto d'argento, li mandiamo in giro per il mondo a creare sviluppo altrove. E quelli li fanno famiglia. E a differenza di chi, come vi, chi vi parla, che è figlio di un emigrante, mio padre è andato in Germania 9 anni, io ero bambino 2 anni quando lascia la famiglia, qui mia madre con 4 figli, e ogni fine anno però veniva, mandava quelle 80.000 lire e con quelle mia madre sorreggeva la famiglia. Fatto il gruzzoletto, compra la casetta e torna. I nostri figli che partono e vanno fuori non tornano più. E mentre mio padre Bonanima mandava le 80.000 lire, ai figli tu devi mandare tu qualcosa a loro. E quindi un corso di studio, voi lo sapete, qui quello che costa alla famiglia, perché per arrivare ad una laurea ci vogliono 100.000 euro, sono 4-5.000 i giovani acculturati che ogni anno lasciano la Calabria e scappano via da qui, per cui presto il conto è fatto. Una regione come la Calabria, che doveva essere ad obiettivo 1, quindi doveva tirare il finanziamento, doveva attirare lo sviluppo, si permette il lusso di finanziare con cervelli, mercati mondiali per 500 milioni di euro all'anno, perché questo è il costo delle persone che scappano via. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Gli strumenti, ma anche per le cose che avete detto, perché poi su questo vi dico che cosa stiamo facendo per creare occasioni di lavoro.
Gli strumenti che noi abbiamo per le cose che ho sentito, li avete detti, li avete individuati voi, non dobbiamo inventarci niente. Il primo strumento che abbiamo come sindacato è la contrattazione, lo strumento della contrattazione, l'avete detto, l'ho ascoltato in tutti gli interventi. Noi dobbiamo fare leve e dobbiamo esercitare quello strumento. Attraverso la contrattazione dobbiamo recuperare tutti quei gap negativi che abbiamo nei luoghi di lavoro, tutti quei soprusi che vanno dalla differenziazione salariale, dalle difficoltà, perché poi c'è anche un aspetto calante demografico, perché le persone, chi si sposa nemmeno fa figli, ma non lo può fare, l'abbiamo già ascoltato dalla viva voce, le difficoltà che incontra una donna in maternità nel mondo del lavoro. Con tutta una carenza di servizi, di welfare aziendale e di servizi anche pubblici, perché parliamoci chiaro, io la prima cosa che mi aspetto è quello pubblico per quello che pago come costo di un servizio, a partire dalla sanità ma non solo. E qui si innescherebbe un altro meccanismo molto molto pericoloso, ma stasera non abbiamo il tempo per parlarne, non vi voglio tediare più di tanto perché voi dovete rientrare a casa. Ma sta avanzando un vento impetuoso nel nostro paese, molto molto pericoloso, che è quello del regionalismo differenziato. È molto molto pericoloso perché non nasce da oggi, questo nasce, se voi vi ricordate, eravamo nel 2001, quando un governo di centrosinistra, era governo, mi pare che all'epoca c'era D'Alema, dove c'era la Lega pressante, e quindi era il 2001 e si mette mano al titolo quinto della Costituzione. Ora, io faccio il sindacalista, non sono né un giuslavorista né niente, però se voi andate a leggere la Costituzione fatta così bella, così lineare, con frasi chiare, dove anche un bambino con la quinta elementare capisce il significato di una norma e di una legge. Hanno messo mano, oggi andate a leggere una legge di adesso e vedete i richiami e i richiami, dove un avvocato deve perdere mezza giornata per arrivare a capo del significato di una norma. E lì parte una deriva e modificano, ci propongono in queste cose, in questa logica di chiedere autonomia, 23 cose da modificare. E se voi vi ricordate bene, lì c'era un momento di confusione politica dove magari la Lega pressava e poi c'è stata una serie di ricorsi, contro ricorsi, referendum, pronunce. Arriviamo al 2018, a 4 giorni dalle elezioni. Governo Gentiloni, 28 febbraio, il 4 marzo arriva la batosta di questo governo, quindi con i risultati che poi hanno portato a quella confusione. Alla nascita del governo giallo-verde, a 4 giorni dalle elezioni, Gentiloni non trova di meglio da fare che andare a firmare una preintesa con 3 regioni che rappresentano, lo dobbiamo sapere, nel nostro paese il 48% della popolazione e il 60% del valore economico. Allora qui pensare di andare a porre un argine o un muro è un problema, è un problema, perché la forza non credo che ci sorregge. Noi dobbiamo fare il lavoro di persuasione di quello che stiamo facendo, ad andare a discutere, ma come organizzazione sindacale Anna Maria già lo sta facendo, Anna Maria Furlani, noi siamo stati la settimana scorsa, ma anche abbiamo fatto un esecutivo a Firenze 2 settimane fa, proprio per discutere al nostro interno, perché dobbiamo fare una seria riflessione al nostro interno di che cosa possiamo andare a riformare, perché anche qui, nella fretta di fare le cose, ci ha insegnato il risultato in cui ci troviamo, che è stato fatto male. E allora adesso abbiamo chiesto, fermiamoci un attimo e riflettiamo. Per noi della CISL ci sono 3 cose che sono indivisibili, la pensiamo come la pensa il capo dello Stato. Andatevi ad ascoltare il saluto di fine anno che dice Mattarella per quanto riguarda il valore dell'unità del nostro paese. Una di queste è la scuola. Noi pensiamo veramente di andare a spacchettare il paese? È un disastro, perché ci sono realtà del paese, la parte del nord, dove già stanno lavorando
al tempo pieno nella scuola, e quindi si lega alle cose di cui stiamo ragionando, alla maternità, lì già si sta pensando al tempo pieno con doppio turno, e quindi c'è tutta la possibilità, stanno andando ad arruolare nuovo personale per soddisfare, diciamo, questo tipo di esigenze. Qui noi non abbiamo asilo nido. Allora, prima ancora lo dobbiamo fare nelle aziende grosse, il welfare aziendale lo dobbiamo pretendere, ma quanti sono le aziende nelle nostre realtà lavorative per andare a chiedere un servizio così qualificato? E se è vero come è vero, la contribuzione nelle nostre realtà è il doppio rispetto alla Lombardia, ma io quantomeno pago, ma mi aspetto quella qualità del servizio che un collega che vive in Lombardia. E poi c'è l'altro aspetto, sempre sul secessionismo, su questo regionalismo differenziato. L'altra cosa indivisibile sono le infrastrutture, i trasporti. C'è un'esigenza e si stanno litigando, adesso avete visto che sta succedendo sulla TAV, ma quello è un problema del Piemonte o della Francia? O un problema di come collegare un paese col resto del mondo e quindi velocizzare le merci, le persone, il movimento delle persone e creare occasioni di sviluppo e di crescita per un paese? E qui potremmo elencare tante cose, non vi parlo della sanità. La sanità, 320 milioni all'anno di evasione sanitaria. Allora, la nostra Costituzione alla base, la prima cosa che dice è garantire i livelli essenziali, garantire i LEA, garantire i LEP. E se tu parli con loro, anche con i nostri, al nostro interno, perché poi ci confrontiamo, io ho un invito su Crotone, mi stanno chiamando, quindi venerdì prossimo sono lì su un'iniziativa del genere, i partiti si stanno muovendo, ci andiamo perché insieme credo che dobbiamo unire le forze, dobbiamo ragionare anche sul modo di come, in qualche modo, come ipotizzare, cosa proporre. Ed è una situazione molto, molto complicata. È una situazione molto, molto complicata, dove se non stiamo attenti continuiamo a produrre confusione a confusione. E quindi, ecco, ci sono aspetti che devono essere necessariamente affrontati. E allora, per ritornare al discorso nostro, dicevo, il primo aspetto è la contrattazione. Ma io credo che noi, e bene avete fatto, Peppe Nausica, a sottoscrivere quel protocollo sulla legalità e anche impegnarvi di andarlo a proporlo nelle scuole, perché noi dobbiamo incominciare a dialogare con i nostri figli, con i giovani. C'è la nuova società, noi dobbiamo aprire un momento di dialogo, dobbiamo aprirgli gli occhi perché li vedo un pochettino distratto. Io vengo da un mondo dove all'età, quando ero giovane, ecco, diciamo così, c'era un entusiasmo un po' diverso. Oggi magari ci si aspetta che il problema viene relegato sempre a un altro. No, anche qui noi siamo un'organizzazione, siamo una forza, stasera è venuta fuori questa bellissima serata perché abbiamo messo insieme tante idee ed è questa la forza. E lo dobbiamo fare, consentitemelo, anche nella famiglia. Dobbiamo recuperare il ruolo del dialogo nella famiglia. Si parla poco. Magari sono eccessive televisioni, fino al bagno, fino alla cucina e fino alla camera da letto, non c'è più il caminetto dove mettere tutti insieme alla sera, però incominciamo anche qui a fare delle riflessioni perché, credetemi, si sta avviando verso una deriva molto, molto pericolosa. E allora, e ve la chiudo perché poi ci sono dei dati, ma poi quanto ripeto, è inutile che continuo su. Noi stiamo mettendo in piedi, noi come CISL, alcune grosse iniziative. Intanto vi anticipo, domani siamo in tutta Italia, Libera ha organizzato questi momenti, diciamo, di proteste, di manifestazioni per richiamare l'attenzione su questi fenomeni, sui tanti morti per mafia, quindi questi fenomeni. In Calabria lo facciamo a Catanzaro, abbiamo aderito. E ricordiamo, quindi vengono elencati tutti i morti. C'è una manifestazione, noi partecipiamo.
Il 2 di aprile, qui a Lamezia, all'Hotel della Lamezia, sto mettendo in piedi come CISL regionale una iniziativa per richiamare l'attenzione del governo centrale e del governo regionale sui problemi del lavoro, quello che vi dicevo, perché ci sono dei dati disastrosi, io poi ne ho raccolti alcuni, ve ne ho dati solo alcuni. Noi vogliamo richiamare l'attenzione dei governi su questo fenomeno, perché poi da lì dobbiamo partire, cioè alla fine lo sviluppo va a crescita, il lavoro non si crea con queste forme strampalate che si... Noi avevamo già gli strumenti, non è che sputiamo, scusatemi la frase, nel piatto in cui mangiamo, non ci fa schifo il reddito di cittadinanza, però noi lo strumento per fronteggiare la povertà ce l'avevamo già, era il reddito. Cioè quello viene percepito spesso come un aspetto diseducativo, è una panacea ed è una cosa formidabile, dico, però possiamo pensare, cioè basta, è sufficiente, risolve il problema. Il problema lo risolve se creiamo il lavoro, quindi quella è la forma di accompagnamento. Chi in questo momento disgraziatamente ha perso il lavoro si rifugia lì, e il lavoro lo dobbiamo creare in questa situazione di crisi in cui viviamo, lo dobbiamo creare purtroppo investendo risorse che scarseggiano. E allora se vogliamo investire in un senso sano, anziché andare nella direzione dell'assistenza, dobbiamo andare nella direzione dell'investimento. E noi abbiamo una regione che siamo isolati dal resto del mondo, noi abbiamo una regione scollegata, quindi abbiamo una situazione viaria, infrastrutturale viaria, che è veramente dannosa. E quel poco che c'è è terribilmente compromesso, datato e vetusto. Allora qui c'è veramente tanto da andare a investire, quindi ferrovie, autostrade, strade, scuole, la messa in sicurezza delle scuole, ottimo lavoro ha fatto questo governo regionale, magari non si capisco perché, anziché andarlo promuovendolo, quindi ad illustrarlo e a informare quello che stanno facendo, pensano a litigare dalla mattina alla sera, ma ci sono un bel po' di soldi destinate alla messa in sicurezza delle scuole calabrese dal rischio sismico. E questo significa ossigeno per la categoria della costruzione, per la nostra filca, per il nostro mondo che lavora nell'edilizia. E se si muove l'edilizia, si muove l'universo mondo. E allora un conto se vai a indebitare il paese perché investi, eppure che crei un debito, ma quello alla fine nell'andare, cioè nella prospettiva, ti porta una ricchezza, quindi ti fa uscire fuori dal paese, dalla crisi, ti crea lavoro, crea occupazione, crea sviluppo e dà una prospettiva di crescita. Il resto stiamo correndo il rischio di bruciare 15 miliardi all'anno che non abbiamo, che sinceramente non so fino a quando la tiriamo. E c'è già incombente per il prossimo biennio una clausola di salvaguardia di 52 miliardi di euro per tenere l'IVA bloccata così com'è. E già si parla di manovre aggiuntive, si sta aspettando maggio, perché poi lo spettro, l'obiettivo non è risolvere i problemi, l'europeo. Aspettiamo l'europeo. Allora in questo scenario, in questa iniziativa che vi dicevo, quello della Mezia, che conclude il nostro segretario generale aggiunto, l'amico Gigi Sbarra, quindi il 2 di aprile siete tutti invitati la mattina a quello della Mezia, quindi fa piacere ovviamente, viene il sottosegretario al lavoro Durigon, viene o il governatore, oggi stiamo aspettando, vediamo che succede con l'esito per quanto riguarda questo obbligo di dimora lì su San Giovanni del governatore, noi ci auguriamo e gli auguriamo anche a lui che oggi si chiarisca e si definisca anche questo, quindi o lui o il vicepresidente. Abbiamo invitato un'Industria Calabria e Union Camera Calabria, quindi Mazzucca e Algeri, abbiamo invitato il direttore, quindi viene qui il direttore generale di RFI, Rete Ferrovie Italia, che fa gli investimenti e ci viene a dire nei prossimi anni quali sono gli investimenti su queste cose, perché noi il problema lavoro lo vogliamo affrontare puntando con analisi, come siamo abituati a fare, con proposte su quello che necessita della messa a punto
parte dal punto di vista proprio della carenza infrastrutturale che abbiamo nella nostra regione. E quindi è un'iniziativa importante dove noi vogliamo proprio mettere a confronto, queste istituzioni. Farò io la relazione, vi dicevo, e ce la coordina il caporedattore del RAI Calabria, Luca Ponzi. Il mese di giugno, quindi poi successivo, probabilmente il 22, ancora non è definito, proprio su sollecitazione della CISL, in Calabria stiamo già organizzando una manifestazione nazionale sulle politiche del Mezzogiorno, sul rilancio delle politiche del Mezzogiorno. Quindi vuole essere anche una risposta a questa logica del secessionismo, del separatismo e di questa logica di regionalismo differenziato. Quindi verranno in Calabria, tanto per essere chiaro, i tre segretari generali nazionali, quindi la Furlan, Ruggero e la Will, quindi Barbagallo e Landina. E quindi faremo a Reggio Calabria, c'è una situazione lì con la questione anche del porto, c'è una questione sul Rosario, voi avete visto nei giorni scorsi, del mondo agricolo. Proprio stamattina sono stato contattato telefonicamente, noi la settimana scorsa siamo usciti in questa diatribe anche che ne è nato lì sul porto di Gioia Tauro. Avete visto che i cinesi ormai hanno messo, sono messi in testa di investire 1.000 miliardi di euro per costruire questa via della seta. Noi abbiamo detto una cosa molto semplice che ha creato un po' di scalpore: se il governo Conte intende sottoscrivere con i cinesi questo accordo di scambio commerciale, noi ci candidiamo col porto di Gioia Tauro perché è la porta naturale di accesso sul Mediterraneo. Poi se non la vogliono fare perché c'è la preoccupazione delle alte tecnologie che la Cina magari, ma questa è una cosa che a noi non ci interessa. Però se lo fanno devono sapere che per andare a Genova, per andare in altri porti d'Italia, devono passare da qui. Quindi noi abbiamo a Gioia Tauro e comatoso e moribondo, con 500 lavoratori che stanno rischiando il posto di lavoro e che stanno lì incatenati dalla mattina alla sera. Allora ecco, su queste cose noi dobbiamo veramente stare insieme, stare uniti. Questo, ripeto e chiudo, è l'avvio di un percorso. Le nostre sedi territoriali sono le case dei lavoratori, quindi trasferite questo entusiasmo, trasferite queste cose che abbiamo discusso stasera nei luoghi di lavoro. Voi che avete la possibilità di dialogare con le persone, su queste cose parliamone insieme, parlatene, perché sono cose che, come abbiamo fatto stasera, dialogando insieme vengono fuori poi idee. E poi alla fine hai la possibilità, di fronte a tante idee, di valutare quali sono quelle migliori. Mi è piaciuto, c'è stato un slogan sul insieme, diamo certezze. Io dico diamo certezza al nostro popolo, alla nostra gente. Io ho chiuso il mio congresso territoriale prima di venire a fare il segretario regionale, che sono di fresca nomina. Lo slogan che Anna Maria Furlan aveva dato al congresso nazionale era: per la persona, per il lavoro. Quindi l'attenzione che noi riserviamo alle due cose. Io ho aggiunto: insieme si può. Stasera ho sentito sta qua, quindi mi riecheggiava, ed è la verità, insieme possiamo tanto. E come diceva qualcuno, se ci mettiamo il cuore ancora di più. Grazie per dirmi. Bisogna ringraziare Riccardo Cristiano perché ci ha paparazzati tutti. Applauso Riccardo, bravo. E poi, fine mese, allegato al giornale della CISL, ci sarà l'inserto Minerva con la giornata di oggi. E poi tutte le relatrici, l'ho già scritto nel gruppo, mi devono mandare la loro relazione con una loro foto. Grazie.